cazzatine, non mi delude. Gianluca. Alobus! Ma che stai a fa? Ricordate che i squali stanno arrivando! Hello! Lupis. Famoso youtuber Clupis. E benvenuti in questa nuova puntata di Lupus. Come va? Come va? Salve a tutti. Oggi c'è un nuovo concorrente, ragazzi. Si chiama Marco Chitano. Eccolo là. Per la prima volta. Lui chi è? Marco ha voluto insistere proprio, ha detto: regà, ma io sto sempre in Marco, ma sei un po' agitato, Marco. Stava tutto insistente. Sei un po' agitato. Sono un po' agitato, ragazzi, a giocare, a stare da questa parte in generale, soprattutto a giocare con voi che siamo molto accaniti. Io mi scorderò chi è il lupo Lupiti. Quando sono il veggente. Quando me lo indicheranno, a me mi dispiace, ragazzi, quindi cioè, non sarà un troll. Scam. Ci saranno tanti scam, sì, ve lo dico da subito. Questa è la tattica di Marco, perché vuole, capito, far sì che poi gli altri abbassino la guardia, poi fa il finto tonto e poi c'è un culo a tutti. Quindi tenete bene a bada i vostri punti rana, perché oggi, come al solito, si scommetterà per l'ultima puntata di Lupus. Oggi è l'ultima puntata, diamo il benvenuto ai nostri concorrenti di oggi, che segneranno la storia di questo ultimo Lupus Cerbero, partendo non da Tremabel. Ciao ragazzi, benvenuto, grande Tremabel. Grande te. E abbiamo Dexter, Valeria, che ragazzi. Dite? Buonasera. Tutto a posto. Oggi abbiamo litigato 3 ore con Amazon. Sì. Ah. Maledetto Amazon, No, grande Amazon. Forza Amazon. Aspetta, troppo avevamo... ordine, è vero. Questa persona verrà subito accompagnata fuori. Noi amiamo Amazon. Adoriamo. E infatti, non è colpa di Amazon, è colpa dei corrieri, perché abbiamo ordinato un Xbox e ci è arrivato un telefono. Stimmigrati. No. E qual è la differenza? Qual è? E poi scusate, guarda chi ci abbiamo sull'altro divano. Devo dire, un trio oggi particolare, il trio di Anime Night rivisitato. Mettiamola così, guarda. C'è Livio che ma magari è, che Livio è Marconi. Diventato bicio Livio. Posso Marconi. Dire che il colorito della pelle è quello. Cazzi, mi sono svegliato mone. Pure Livio c'ha sti orari effettivamente. Una fusione, sono una fusione. È Livio, ex Livio. Bicio Marconi. Ormai sono muscoloso. Comunque, cioè, da dire che almeno urla di meno di Livio, quindi c'è già una cosa positiva che abbiamo trovato subito. E soprattutto lui, al contrario, si è svegliato. E non è poco. Quindi. Al top. E poi abbiamo George, attenzione. Per aumentare le quote femminili, oggi a numero 3, devo dire. 3 quote femminili oggi, eh. Fatto. Poi abbiamo Emma, come stai? Ciao, buonasera a tutti. Stai bello carico? Sì. Stai bello devo carico? Devo rifare dalla settimana scorsa. Vuoi essere sindaco oggi? Vogliamo, no? Oggi noi e due lavoreremo di coppia. Eh sì, e poi l'evento della giornata, ragazzi. Dudubbi investe di tutto fare. Ha 3.000 responsabilità salve. Oggi. Master, regia, cameraman, fotografia, tutto. Diciamo che ho assunto delle responsabilità. Andiamo. Le responsabilità. Sono tutto effervescente da queste responsabilità. Dai, belli carichi. Ma che ruoli abbiamo? Fa tutte e due le cose. Simone ha detto, faccio io, vabbè. Faccio tutto io. Tutto perché io so che masterizzando e tutto questo per far giocare Erchitano. No, ma non così gioco pure io. Poi non mi ricordo le regole. Marco, quali sono i ruoli di oggi? Nuovi. Infatti da master ero terrorizzato all'idea. I ruoli della prima partita. Che cazzo fa lo spaccino? Boh, i ruoli della prima partita sono illusionista, cavaliere, normale, veggente, lupo, giustiziere e poi il resto villici. Oh. Diamo le carte. Top. Diamo le carte. Dai. Io rispiego i ruoli just for fun. Allora, vabbè, ci sono i due lupi. L'illusionista gioca con i lupi. Verrà visto come lupo dal veggente. Quello che fa l'illusionista è aprire gli occhi ogni notte e indicare una persona. Quella persona non può usare il suo potere quel turno. Ok? Gli inibisce il potere. Può indicare la stessa persona più volte, ovviamente. Esatto, poi Simone ti fa così. Se tu sei il ruolo inibito, fai così, ti fa così e tu non puoi usare il tuo potere. Attenzione, perché visto che l'illusionista non si vedrà con i lupi, cioè i lupi vedranno chi è l'illusionista, perché l'illusionista dovrà tenere il dito alzato ma gli occhi chiusi, l'illusionista potrebbe anche illusionare i lupi, in quel caso non ammazzano. Ah, non ammazzano. Se c'è solo un lupo vivo e viene illusionato non uccide, se sono due sì, se uno solo.
Poi c'è il cavaliere classico, quindi indichi una persona, puoi indicare più volte la stessa persona, ma non mai te stesso. E lo salvi, e lo salvi. Giustiziere, una volta a partita, spara a uno e lo ammazza. Gioca con i villici, ovviamente, quindi deve cercare di sparare i ruoli cattivi. E no, il cavaliere non salva il giustiziere, ricordiamo. E poi c'è il veggente classico, che ogni notte indica una persona e Simone gli dirà sì, sei un ruolo cattivo, no, sei un ruolo buono. Perfetto? Sì, sì. La carta dell'illusionista, penso sia quella dell'insinuo, l'ha messa Simone, ma penso sia quella dell'insinuo la carta. Sì, sì, perché quella non c'è. Sì? Sì? Che carte hai messo? Non le ho messe io le carte. Perfetto. Dammi la scatola. Non ho fatto la selezione delle carte. Ole, sì, sì, metteremo quella là dell'insinuo come vabbè, solito accompagnatore dei lupi. Pure questa lupi, responsabilità sì, sì, avevo. Che forte, Simone è tutto fare. Ho capito, ma io non... No, ha detto quasi tutto fare. Ah, quasi tutto. Quasi. Quindi abbiamo il villico. Tre villici. Giustiziere no. Sì. Gianluca, chiedono in chat perché ultimo episodio di Lupus. Beh, ci sta la pausa, poi ci stanno i Boscar e dopo i Boscar inizia una nuova stagione, quindi chi lo sa, chi lo sa. Per ora è l'ultimo episodio in programma questo, è fattuale. Poi se va in vacanza, se va al mare. Basta Lupus. Quindi ragazzi, dai con i sub e cerchiamo di arrivare anche alla quarta Dance partita, non Dragon. Solo alla terza. Sì. Terza e quarta partita. Oggi Grave. Oggi che Livio non c'è, noi rapiamo Meliador tutta bello, la notte. Cazzo. Tutta la notte a giocare al Lupus con Meliador, ragazzi. Ma pure col fatto che non c'è Livio si potrebbe fare pure un bel gioco della risata, volendo. Ma sì, ma possiamo fare un qualsiasi il mio gioco preferito quello. Livio, cioè. Beh, sì, sempre, no? No, Valeria. No? Sì, Melia volevo dire no. Ma io capisco perché Valeria si vede attaccata da Maggi più che altro, perché Maggi cerca di rubargli Luchino, quindi okay. Lei vede un nemico in Maggi, però in realtà per tutti gli altri è Livio. Mick. Sì, sì, scusate, stavamo dicendo, io ho chiesto, ma perché Livio di solito è il guastafeste, e poi Melia l'avrà detto, ma perché c'è una faida, perché segue il GDR tra me e Maggi. Perché Maggi si insinua, Maggi è l'insinuo. Maggi è un insinuo. Se mi sta ascoltando, signor Maggi, lei è un insinuo, capisce? Ecco. Ok, lo mischiate un bel po'. Olè, vai. Dopo aver conquistato Alex, adesso tocca a Luchino. Sì, sì. Uno dopo l'altro, eh. Maggi, sì, è proprio... Tutti. Poi passatele. È terribile, eh. Io non voglio fare questo. Aspetta, questa qua. È chiaro il ruolo. Quindi, una. Sì, sì. Quindi vedi che c'era l'insinuo, no, è l'illusionista. Fa carta l'insinuo. I due lupi, giustiziere, veggente e cavaliere classico. Deve alzare il pollice e puoi indicare un ruolo per farsi riconoscere dai lupi. Ah, e poi le carte le rimettiamo. Sì, sì, sì. Sono tutte le vostre queste. Ogni notte indichi una persona e gli le mie demas stanno, l'ho messe là. E quando le finite, raga, mettetele. Ok. Mettetele là. Sì, sì. Passale a Valeria che le mette qua. E dai, è top. E le lasciamo qua. E andiamo. Bene, i ruoli sono stati assegnati. Le carte sì, sono state viste. Calatevi nella parte, qualunque essa sia, che sia un villico innocente oppure un illusionista insinuo. Aia! Chi lo sa? Ma io so. Che storta, che cala la prima, anzi prima vi levo la chat assolutamente. Vabbè, dopo battete i piedi voi. E cala la prima notte in questo villaggio. Bene. Mamma mia, sti maschi. Che l'illusionista mi si palesi. No, non l'ha spente le luci. Lucia, la luce l'ho spenta, ragazzi. La chat l'ho tolta, non vi preoccupate, sta andando tutto secondo i piani. Bravo. Grazie! Bravo! Che cazzo si ride? Ma non ti seguito, stavo piacevo. Bene. Marco ha detto tanti, ma non tutti seguito, è stato piacevole. È bello, è sincero. Poi, che il cavaliere apra gli occhi. Che li chiuda. Che il veggente apra gli occhi. Che li chiuda. Che i due lupi aprano gli occhi.
chiudano. Ed infine che il giustiziere apra gli occhi. Che li chiuda. Bene. Ed è il primo giorno in questa Opoli che ha bisogno di un sindaco. Che bello, Rubino. Eccolo, mi candido. Si candida Gianluca. Assolutamente. Non avevamo dubbi. Chi altro si candida? Mi candido anch'io come sindaco. Per i lavoratori, per il proletariato. E allora, ma qua, ragazzi, io non mi candido più. No. Cioè, siamo solo io e te. Se siamo solo io e te, si può saltare il... C'è l'unica possibilità per avermi così. Io non propongo so se una cosa. Siamo solo io e Chitano, ragazzi? Io propongo che solo Chitano. E allora solo Chitano, siamo tutti d'accordo. Ma Chitano sindaco! Vai, Chitano sindaco! Chiudiamo tutti in te, Marco! Io mi muoverò per la causa di tutti voi! Cioè, muori? Pure, subito. Tutti e due i lupi me li carico, non vi preoccupate. Tutti quanti, li buttiamo giù dal vallone. Chitano, il gel goat della giornata. Cosa farà per il villaggio, signor Chitano? E allora, stiamo già pensando di fare delle scuole per difesa dai lupi, proprio. Per insegnare, hai capito? A difenderti da solo contro un lupo solo. Poi le strade con delle trappole antilupo proprio fatte apposta. Stiamo pensando, come mo vediamo. Come sono fatte le trappole antilupo? Cioè, rasoi e Bubulus. E Bubulus. Che poi il lupo dopo. Il lupo dopo sta i ruoli sono in chat, sì, ragazzi. Sì. Però prego, occhio prego. Che ci potrebbe cascare pure Jumpitec. Sì, ma pure qualche villico, il rischio c'è. E sono le lamette. Ah, quella dei lamette mi sa che dei rasoi mi sa che è una trappola per alcune femministe. Io con i lupi andrei più calcando altri dati. Bene, andiamo. Allora si va di prassi alla prima notte. Ed è notte. Il sindaco è stanco dai festeggiamenti. Finalmente Chitano è il sindaco di Chitanopoli. Si vanno tutti a dormire, diventa Chitanopoli. Chitanopoli Sindaus. E vai, dai, che toppe. Giustamente. Approfitterò ora per fare una dinamica di gioco che non ho fatto prima. Ah, il pollice. Devo far vedere l'illusionista con i lupi. Quindi l'illusionista con gli occhi chiusi mantenga il pollice alzato e i lupi lo guardino. Comunque io ti dico, come ordine di chiamata, io farei illusionista, lupi e poi i buoni. Ok, ora sì, quello okay. Sì. Perfetto, i lupi hanno visto l'illusionista che inizi la turnazione. Perfetto, che l'illusionista apra gli occhi e indichi qualcuno da illusionare. Chiuda gli occhi. Che il cavaliere decida chi proteggere. Niente. Chiuda gli occhi. Che il veggente indichi... Chiuda gli occhi. Che i lupi prendano la loro sanguinaria decisione. Chiudano gli occhi. Ed infine che il giustiziere mi dica se vuole sparare. Chiuda gli occhi. Oh, è accaduta una cosa, non vi preoccupate. Ha sparato il giustiziere! Attentato! Bene, ed è giorno! Ma cos'era che ci lascia Girge. Ma come Girge? Vabbè. Bicio 100% lupo. Sta in streak di morti, Girgi. Bicio 100% lupo. Io parto con questa piccola illazione. No, ma non è vero, non è vero. No, io... Marringa, direi. Sì. Io non avrei mai eliminato Girgi, perché è la mia migliore amica. Vabbè, ozzi, che cazzo devo dire? La prima notte ce n'è che posso dire, colpa mia, io dico già che sei lui, perché mai non si dice questo gioco. È come quando fai quiz sulla patente. Mai, dico sempre la verità. Sono sempre sbagliato. Dico mai sempre la verità. No. Marco? Non devo dire niente. No, dovremmo far scegliere alla Brigata Popolare
se linciare questo, questo nostro compatriota. Signor sindaco. No. Signor sindaco, ma... sono figli che non mi ammazzate, per favore, per favore, no. Dovremmo decidere. No, aspetta, lo so. Secondo voi, io sai che c'ho sta problematica. Signor sindaco, ma il suo programma antilupo non è andato bene. Sono pronto però, a distruggere i lupi, ma non so come trovarli. Questo è il problema. Ma lei che uno è lei. Ma mo qual è? Ma lei che uno è lei. Questo no. Questo vi posso assicurare di no, in quanto io, primo combattente in difesa che ucciderà tutti i lupi, però datemi una mano a trovarli, però non mi fido manco di voi, come faccio? Chiunque di voi potrebbe essere un lupo, nessuno. Sto andando in paranoia. Ma di te stesso ti fidi? Di me stesso mi fido. Ok, è già. Vabbè, quello qualcuno, questo no, sono sicuro. Nessuno si fida di nessuno, no, c'è star veggente che sicuramente si fiderà di qualcuno. Ma te ti fiderai del veggente poi? Quando esce sì. Ne è detto, magari il veggente in realtà sa... di chi non fidasse, ha detto che sì, sappia di chi fidasse. Assolutamente, assolutamente. Però di solito chi punta il dito è cattivo. Che stai facendo, Gianluchino, con quelle mani? Io sto preparando una. Prepara le trappole. Sto preparando un'antica ricetta fatta di erbe che serve per la cura dell'uomo. Sai come l'uomo fa tridi di erbe da una vita, bici. Un po' come il maestro Miyagi. È curativa come il Sambucone Molinari. Capisco. Vabbè. Niente, quindi voi niente? Io sto cercando di far parlare a tre, ma bene. No, ma stanno parlando, non è che adesso mi non è che tutto che è sì. Io sono, allora, io penso di non essere mi dovete far parlare, raga. Io penso di non essere mai stato così buono in vita mia. Addirittura. Cioè, veramente, ma tipo che se mi dai un pugno ti do una carezzina. Perché Là, io ti voto. Ok, no, ci credo, cioè va bene che mi voti. Comunque è assurdo. Quindi manco contro i lupi sei cattivo. Come? Manco contro i lupi. No, io cioè sono talmente buono che i lupi mi guardano e mi dicono no, cioè troppo buono lui. Troppo buono, impossibile ammazzarlo. Quindi ragazzi tranquilli che io sono qua, guarda, mi sento di avere, come si dice, è uscito mo il film di Super Mario, la superstella di Super Mario, quella. Me lo sento. Okay. Quindi ecco, e tra l'altro mi alleo anche con Kitanone e penso che anche tu hai un po' di stellina, vero? Beh, sei il sindaco, cazzo. Sono... Sì. Sono il sindaco, una bella responsabilità. Quindi ecco, io mi candido a stellina. Già come ha faticato, cioè, dice, il peso del potere proprio. Ho già provato a sparare. Bene, si va alle prime votazioni. La notte, chiama prima i lupi e poi i ruoli buoni. No, è uguale. Meglio, è uguale. Secondo me è meglio. Non cambia niente. Allora, sì. Si va alle prime votazioni a partire da Gianluca. Tremabel. Un voto per Tremabel. Vediamo. Hanno ammazzato Circe. Luca. Meliador. Valeria. Mignolo. Ma è una storia lunga. Non capivo, infatti. Allora, scusate, mi fate vedere i voti. 1-1-1, così ma a caso proprio. Vediamo solo gli occhi. Scrutami tutto, Kita. Kitano, io ti ho dato la mia fiducia, ricordatelo, Io sono... Per far vedere che non siamo molto progressisti in realtà, Valeria. Okay. Colpiamo l'unica donna. Due voti per Valeria. Teniamo gli uomini, il potere ai maschi in realtà. Sì, siamo di più! Dai! Il potere del sindaco. Ma no, che villaggio è questo? Non lo so, lo sguardo non mi pareva più lupo, però in realtà non lo so. C'ha due voti? No, scherzo. Tre. Chi è che t'ha votato? Madonna. Tre Valeria, ok. Ah, sindaco, ma lei non mi piace per niente, Ma io voto il sindaco. No. Attenzione. Prime sacche rivoltose. Sindaco, lei ha un voto. Io voterò un Emanuele. Chissà quale, Puoi fare con la regia tipo tan, velocissimo, chissà chi. Ok, Tremabel. No! Cioè, quindi ho due voti. Tu quanti ne hai, Vale? Tre. Bro, scusa. E io... Tu quanti ne hai, bro? Uno. Vabbè, facciamo che ne hai due, Vabbè. Così.
Per par condicio? Okay. Divano o ballottaggio allora? Vada. Bene, chi va al ballottaggio, scusate? Il divano. Il divano. Questo ok divano ragazzi, qui. Lasciamo posto al divano. L'avete capita? Vabbè, scusate. L'avete andiamo capita? Avanti. Ora qui a me, amici, a me, chi è a me che ma bicio? Sto divano qua. Io penso che sul divano siamo... Non mi piace per niente quest'altro divano io qua, guarda. No, io penso che sul divano siamo... Tre innocenti o un lupetto. Che significa? Perché, non lo so, una persona si è un po' parato troppo il culetto. Cioè? Non dico niente. Non sto parlando, forse non sto parlando di te, o forse vorrei sto... vedere, io non ho fatto nulla. Poi, signor sindaco, ma perché mi ha votato? Io sono un cittadino modello. Lei non si rende conto di chi ha mandato i voti. Io sono un cittadino molto utile. Riflettete bene su quello che fate, perché non avrei mai azzardato a eliminare la quota rosa, che siamo anche in minoranza questa sera. E lei mi ha buttato in mezzo. Non è molto equo da parte del sindaco per questo villaggio, eh? È dura. Io faccio la mia ringa difensiva, semplicemente dicendo che secondo me già dalle votazioni che si sono date sui voti si può intuire chi possa essere il cattivo. Dalle ringhe, dalle cose. Poi vabbè, sono miei sospetti che se vivrò ve li dirò volentieri. Mi piace ma che tu... Mo. No, ho dei sospetti. Vabbè, l'avete dalle votazioni. Io non ho capito. Io voglio capire anche chi muore, può essere pure che crepo io. Ma... Allora, io quello che posso dire è che mi piace non molto... Non voglio morire. Mi piace molto vivere, ecco, questa è una cosa che volevo dire. E mi piace molto, tra l'altro... Spiegaci perché non sei un lupo. Mi devi far parlare. Ti spiego perché non sono un lupo. O meglio, ti spiego perché tu pensi che io sia un lupo. Semplicemente perché ho dato la mia parola, ho detto qualcosa, piuttosto che stare zitto, no? Come fanno tanti. Ok? Quindi preferisco parlare, così faccio vedere che ci sono, che sono partecipe del villaggio. Mi sono schierato con Chitano, ragazzi. Non avrei proprio motivo di prendervi per il culo, ok? Questo so che sembra una cosa che dice uno che prende per il culo, ma non è così in questo caso. Lo posso giurare su un sacco di persone, tipo PGN. Posso giurarlo su PGN o su Lorenzo Da Furo, ok? Grandi amici per me. E... Come? No, dico, stanno ancora scrivendo in chat. Non lo so, non lo posso sapere. Comunque, io sono contento del mio ruolo, sono contento di fidarmi di Chitano e chissà, magari me ne pentirò. Però per adesso mi fido di me e del mio spirito, della mia anima. Bene, si decide chi morirà a partire da Erchitano. Da me? Eh sì. Chi muore? Che responsabilità, devo dire solo il nome. Stavo per smocciola. No, devo dire solo il nome. Sento gli occhi che mi guardano, lo dico così. Valeria. Due voti per Valeria. Mi piace. Tremabel. Un voto per Tremabel. Dexter. Un voto per Dexter. Ma mettete un video di guerra, di sorvenza sulla faccia. Il criceto sconvolto. Tremabel. Gianluca. Decide Gianluca. Puoi pure fare i voti. Luca. Ah, si rivota a partire da Gianluca. Però esce Valeria? No, tutti e due, tutti e tre con due voti. Sono tutti a due. No, perché chi no, pensava Valeria che non vabbè, ma devo rivotare io adesso, ma sì, perché ho appena votato. Ah, si ricomincia al contrario. Tremabel. Luca. Cambia l'ultima, senza Tremabel. Tremabel. Ammazza che cattiva. Tremabel. Ma che ha fatto? Sono incazzati tutti io. Ha fatto incazzare. Siete veramente incazzati, ragazzi. Cioè, io mi farei due domande comunque. Ok, che io non so giocare, ma voi subito. Ah, ha parlato il pezzettino di merda che non c'è mai, eh. Ammazziamolo. Ormai era andato. Fatevi un esame di coscienza. Tocca a Chitano, aspetta. Tocca ancora a Chitano. Chitano potrebbe ribaltare, confermare o ribaltare il risultato. Ho detto solo Tremabel. T'hanno ammazzato. C'è una tre Tremabel e uno Luca. Se tu voti Luca,
si rivota, ma Valeria vota anche lei. Vabbè, ma dopo tutto si esplode. Aspetta, se voti Tremabel, Tremabel viene eliminato, punto. Se voti Valeria, ah, allora Valeria e Tremabel parla. Vanno al ballottaggio. No, se vota Valeria viene eliminato comunque Tremabel perché c'ha tre voti. Tu mi odia Tremabel. No. Muore Tremabel ed è notte. È notte. Leviamo il voto alle donne proprio. Per il meme. Muore Tremabel perché è il nuovo arrivato, come sostiene lui. Non è vero. Per un atto di bullismo e nepotismo e nonnismo. Bene. Che l'illusionista illuda qualcuno. Chiuda gli occhi. Che il cavaliere protegga qualcuno. Chiuda gli occhi. Che il veggente ponga il suo quesito. E chiuda gli occhi. Che i lupi uccidano per mangiarsi qualcuno. No, scusate, me lo ridicano. Chiudano gli occhi. Ed infine che il giustiziere decida se spararis. Bene, ed è giorno! Ci lascia chi? Chi ci lascia? Valeria! Ecco qua. Niente, hanno voluto ammazzarla in ogni modo qualcuno, Valeria, adesso morta da innocente. Ma c'è una cosa che mi ha lasciato pensare dello scorso ballottaggio, no? Possibile che tra tutti e tre, e ne sono morti due, nessuno non ha neanche parlato di ruolo, cioè non se ne è proprio parlato, no? Quindi a quest'ora potrebbe essere morto o un ruolo fondamentale o un cattivo, non è. Aspetta, come no? O erano come lupi, no? O non c'erano ruoli. Io non ho intuito nulla, voi avete scusate, intuito. Io non ho detto capito, c'erano ruoli, raga, penso. O erano lupi. Io ho capito proprio tutto il contrario, forse so io che sono scemo. Io ho capito che c'erano tre ruoli. Quindi mi pareva strano che uno dei tre ci avesse tre ruoli. Luca, vi do delle informazioni. Lei, sono importante del villaggio. Quello, vabbè, quello ha cazzeggiato, se lo aveva. Però io cerco sempre di dare i voti per vedere l'arti come votavano. Quindi ho votato prima l'uno, poi l'altro. Però io ho capito questo. Voi io ho capito che tre ruoli. Che avete percepito dal ballottaggio? No, voi no, io... Di Anime Night, scusate. Al di là del ruolo o non ruolo, cioè io sono d'accordo con Gianluca. Cioè non c'è stato nessuno di tre che ha detto all'altro ma scusa, ma c'hai un ruolo? Sì. Cioè, non c'è stato nessuno che ha voluto anche prendere in considerazione l'idea so un villico de merda, se uno dice che c'ho un ruolo magari mi sacrifico. Cioè, non c'è proprio stata questa idea da nessuna parte. Quindi, secondo me, c'è almeno un cattivo lì c'è. Quindi pure, o l'hanno già buttato pure più fuori. Di uno. Là, le votazioni, mo è facile dirlo perché è morta, ma le votazioni mi stavano lasciando intuì che Valeria poteva essere la più buona tra i tre. Per quello io ribadisco i miei sospetti sul sindaco. E io sono d'accordo con i sospetti. Era questa, insomma, l'accusa velata era a me. Allora no, non era velata, no, era poi bella diretta. Scusate, no? Però aspetta, no, io una domanda però. Silenzio! Il sindaco ha parlato! Lasciamola che sta a parlare a tutti. Hanno accusato il sindaco di tutte le cose. Fate parlare il sindaco. Allora, prima di tutto è stato Bicio il primo a votarla. Io poi ho votato Tremabel, ho buttato fuori Tremabel. Quindi questa accusa mi fa veramente sospettare di lei. E le ricordo che io il mio voto vale doppio. No, aspetta. Mi faccio attenzione, Bicio sa. Bicio non vuol di niente perché era attenzione. Prima. E anche lei, signor Mero. Era prima che facesse il discorso. Pensioniscono, eh. Qua è così, è un attimo, è una tenaglia, Però... Il sindaco Chitanopoli è brutto, Però... Giorgia lo faceva sorridente, ma Chitanopoli è più brutta di quello che vi aspettavate. Il tuo voto. Io l'avevo votata a inizio, a caso, quando ancora non si sapeva niente. Poi ha parlato. Il tuo... Il mio era un voto per meme, insomma, perché ho detto le donne, poi ho votato Tremabel. Vada.
Povera lei. Comunque il tuo voto stava incidendo dopo che si è fatto il discorso. Invece il suo voto è stato prima, senza niente. Quindi anche può essere anche che ha votato a Vibes. Quindi che lui vota a lei. Non è che ci stanno termini. Dice, ah, lui è cattivo e che ha votato a lei. No, non c'ha senso. Però, vi ripeto, allora, il fatto apposta che, come dici te, Melia, che si sono tutti e tre difesi, non si sono attaccati, mi fa pensare che potrebbero essere anche, non ipoteticamente, perché secondo me uno o addirittura due cattivi ci secondo sono. Secondo me uno è stato fatto. Un lupo, forse sicuro, forse anche l'illusionista, non lo so. Però il fatto che si sono difesi e tutti e tre hanno dichiarato di avere comunque un ruolo, perché anche Trem ha detto io sono contento del ruolo che ho, forse poteva far intendere che aveva un ruolo. O l'ho capito solo io questo? Io quello l'ho sentito, ma non gli ho dato il giusto peso, perché sono cose che si dicono pure quando uno è villico, quindi... No, infatti la frase... Secondo me fa intendere che poteva essere lupo. Cioè, io a prescindere da quello che ho sentito, non ho percepito nessun palesarsi di ruoli, altrimenti avrei agito a esclusione. Io ero indeciso tra loro due, ma senza dati. Si capiva che lei era buona e basta. Cioè, da quello che stavo a vedere io. Però è giusto non che ho avuto la tua. È giusto che non esce. Però, ragazzi, se non escono ruoli, qua stiamo una merda. Facciamo tre morti. Comunque, regà, sul groppone. Ricordiamo un attimo, non per Gianluca, ma pure per tutti gli altri. Comunque, rifate un attimo i calcoli, è una cosa proprio infondata, perché io non l'ho buttata. Cioè, il mio voto non ha proprio inficiato nulla. Alla fine è uscito Tremabel. Sì, sì. Quindi dire è morta e la volevano uccide. Io l'ho votata per meme, perché ho detto le donne, ne è rimasta solo una. Quindi. Viva il patriarcato, è un meme palese. E poi in realtà era per uno sguardino che mi aveva un po' puzzato, però in realtà non è che era un vero motivo. Poi alla fine ho votato Trema, ma perché l'avete votato in tanto. In realtà non è proprio così. Credo, Marco. Perché, Valeria, la prima volta l'hai votata. Nel secondo giro tu non potevi in nessun modo buttarla fuori Valeria. Quindi tu hai votato Tremabel quando sapevi che era inutile il voto su Valeria. Sì. Perché fino a che tu hai pensato che il voto su Valeria fosse utile, l'hai sempre votata. Poi alla fine hai votato Tremabel perché hai detto: vabbè, Valeria non la posso più buttare fuori, e quindi ne voto un altro. Poi diciamo che l'unica cosa interessante è che hai buttato fuori Tremabel e non hai rimandato al ballottaggio Dexter. E io ho soltanto votato Valeria come lui. Marco, ma tu hai un ruolo o sei villico? La seconda volta, perché poi scusate, poteva andare al ballottaggio comunque. Se io votavo, lei era uno, andava al ballottaggio. Io potevo andare al ballottaggio. No, lei potevi o quindi cioè la colpa è che l'ho votata una volta, non avendola però votata dopo, Marco, era perché ma tu hai un ruolo essere, c'è una percentuale un ma 25%. Hai un ruolo o sei villico, Marco? Ma dovrei dirlo? Secondo me non è il momento. Ok, diciamo che ho più di un ruolo. Okay. Più di uno, svariate per questo villaggio. Pieno di ruoli. Bene, si va alle votazioni. Dov'è Gianluca? È sparito. È toccato, arriva. Si va alle votazioni a partire da Tremabel. No, sta a me. No, sta a me. No, questo prima tipo di votazioni. No, prima è iniziato Gianluca, poi il ballottaggio. Ah, è vero. E ora è di nuovo Tremabel. Il potere è del master, decide il master. Si parte da Gianluca. Ogni tanto bisogna dargliene una vinta, ragazzi. Una, che è questa. Poi è giusto Tremabel, è giusto Tremabel. Ma scusate, io no, prima ho dato devo dargliene una vinta. Non ma scusate, sentito. Se io prima ho dato l'ultimo voto che ha fatto la parità e poi ho iniziato, significa che si è partito da là. Quindi no, sì, però no, Chidano. Un voto per Chidano. Loro tre, noi tre, Luca e Gianluca e te. Ed è Chidano. Allora io voto Gianluca. Meliador. Dexter. Chidano. Quanto stai Gianluca? Quanto sta? Scusate. Uno. Te uno sempre. Meliador. Bellissimo. Doppio voto del sindaco. Votini. Pure tu tesoro. Zero. Uno ce n'ha. Chidano. Due voti. Tre voti Chidano.
E io devo seguire una direzione. Questo lo dico prima del voto. Si può parlare prima del voto? Devo sì solo. No, vabbè, vota. E Chitano. Io Gianluca. Ok. Ballottaggio Chitano, Meliador. Ballottaggio Gianluca, Meliador, Chitano. Allora, prego, ragazzi, inizio a parlare. Io posso essere tranquillamente buttato fuori perché vi dico qua che sono villico e non ho nessun ruolo. Però Giorgia so già due volte che vota Meliador, quindi io vorrei porre un po' di attenzione su questa cosa qua. E allora, io sono il veggente, Chitano e Lupo la prima notte mi hanno inibito. Mo continuate a discutere. Regà, io posso ucciderlo Giorgia stanotte perché un lupo. Vibes. Fate fuori Gianluca. Votiamo Gianluca perché io so il pistolero. E non è vero che sono il lupo, assolutamente. Quindi faccio fuori lui e mi finita la partita stanotte. In una notte andiamo al turno alla partita dopo. Allora, io ci sto. Perché è andata, allora, che io so. Torna. Ma che cosa, raga? Siete voi due? No, sto da ragione, ah, c'è okay. Sta, perché il veggente ma Giorgia... No, pure te! No, non so, lupo, so te servizi, mo adesso hai capito, è andata, ragazzi! È andata, ragazzi, Marco, ma non so se loro magari non ci cascano, Marco, non ci credono. Marco, sta tranquillo. Allora, tu sta buono, tu allora, sei pistolero, no? Allora, no, ma infatti parlo con te perché lui è il lupo. Allora, nel caso in cui abbiamo buttato fuori il primo lupo, ma non sono convinto, perché secondo me i lupi sono Chitano e Luca. Sono Chitano e Luca i lupi, secondo me. Perché Chitano non ha eliminato Gianluca, ha fatto di tutto per non eliminare Luca. Ha buttato fuori Dremabel, se sei il lupo lo sai. Che era lupo, lei, pure se fosse. Ma lei non può essere il lupo, è morta di notte, l'hai ammazzata te. Ma non è vero. Ma come non è vero? È vero che è morta di notte. È morta di notte, vabbè, non può essere il lupo. Vabbè, comunque, allora, comunque ragazzi, sia, ragazzi, comunque ce l'abbiamo. Giorgia mi sta votando perché è morta la prima notte, ha detto chi è che l'ammazza la prima notte, meglio. Avrà fatto sto ragionamento. Sta da fanfinocchiata a due lupi, raga. Lupo, è lui lupo illusionista. Te sto da ragione, sei buono, porco. Infatti, lupo lui, è Meliador lui. Allora il primo è meglio. Allora il primo che fa fuori Meliador. Gianluca sarà l'illusionista. Adesso vi spiego come sta andando, ragazzi. Sentite me. Lupo illusionista. Porco Dio. Beh, fidate. Una notte, datemi una notte a questo sindaco. Per favore. Master. Prego. Master, allora. Posso parlare? Io. Vai Gianluca, vai. me ne vado, dimmi autolimito. Allora, secondo me Giorgia è il veggente. Ha guardato la prima notte Meliador e ci ha preso. Meliador si sta fingendo veggente, sta indicando il Chitano, che secondo me ci sta, che è il pistolero. E questa notte, se è vero, sparerà a Meliador. Quindi adesso morirò io. Io mi lascio tranquillamente uccidere perché non c'ho ruolo. Questa notte, in teoria, dovrebbe morire Meliador e un'altra persona sbranata dai lupi, secondo me. Finito. Allora, allora state attenti a quello che fate, perché se lui è l'illusionista sta lasciando vivere i due lupi e poi abbiamo perso se rimaniamo in quattro con due lupi. Cioè, questa cosa che ha appena fatto Gianluca è molto da illusionista, ok? Quindi secondo me sono tutti e due cattivi, ma il lupo sta di qua perché lui non si farebbe mai uccidere così, non ha senso. Me vanno in IB, ho capito, raga, me vanno in IB stanotte. Se stanotte non riesco a sparare a nessuno, se io voglio sparare me vanno in IB. Vabbè. Se vonno comunque l'illusionista. Sia, comunque sia. Ho capito. Secondo me è una cazzata ammazzare Gianluca. È ancora vivo. Perché? Perché lui è l'illusionista. E vuol dire che ci sono ancora due lupi. E lui sa. Oddio, lui non lo sa se ci sono ancora due lupi. Perché l'illusionista non vede i due lupi. Quindi lui spera che ci siano ancora due lupi. E sta cercando di salvare Chitano in questo momento. Secondo me. Allora, però scegliete voi. Io vi ripeto che so villico. Sì. Io vi ripeto che so villico. E vi ripeto che mi lascio uccidere solamente perché non ho un ruolo. E c'è, credo che il Chitano è il colpitore. Meliador, veggente, secondo me sta fegando il ruolo, perché Giorgia che lo vota per due volte, secondo me è andato. Tanto al prossimo turno, se rimango vivo e Giorgia mi vota, sapete che non sono il veggente, ma vedrai che Giorgia non mi voterà al prossimo. Vabbè, ma comunque sia, tanto secondo me ammazziamo lui, dopo ammazziamo Luca, abbiamo vinto. Vabbè. E... partiamo da Dexter. Votate. Bene, si vota a partire dall'altro lato. Non parlare, sono solo nomi. Vota Dexter. A partire da Bicio e Lele. Da Dexter. Dexter, Bicio e Lele. Sì, sì. Gianluca. Chitano. Lele. Chitano. Muore Chitano. Il sindaco viene ucciso. Muore, linciato dalla folla, quello è il suo peggiore incubo. Non compreso. No, in realtà è il mio sogno più recondito. Ah, ammazza, che ammazza. Posso andare a fumare fuori? No. No, è notte.
devi rimanere qua. È notte, è notte. Bene. Bene, 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 bene. Che l'illusionista apra gli occhi. Bene. Che il cavaliere apra gli occhi. Che li chiuda. Che il veggente apra gli occhi. Che li chiuda. Che i lupi aprano gli occhi. Chiudano. Ed infine che il giustiziere decida se sparare o meno. Bene. È giorno. Ci lascia Bicio. E basta, è morto Bicio. E vincono i lupi. Evviva! Vincono i lupi! Che erano Dexter e Meliador. Bravo! Giorgia Veggente, Cavaliere avete... Valeria. Perché avevamo dato Kitano? No, perché sono cattivi. Sono cattivi. No, perché erano cattivi tutti e due. Erano cattivi tutti e due. Kitano, cioè, che... erano cattivi tranne Bicio. Anzi, che lui mi ha votato a me. Ammazzavano Kitano, era fatto. Anzi, io mi ho fatto un culo da Meliador e mi è pure piaciuto. Io pensavo che eravate cattivi voi. Mi sono fidato del lupo sbagliato. Chi era il cavaliere? Valeria. Era Valeria. Cioè io pensavo che i cattivi, cioè il cattivo al posto di Dexter fu Sebicio. Ma come hanno fatto? Oh? Vabbè, raga, è così, la rivoluzione non vince mai. E Kitano viene sempre in vita. Credevo in te, Marco, credevo in te. No, Giorgia l'ho uccisa io la prima notte. Ma perché? Che ne sapevi? Era un'ottima uccisione. Che è il veggente, però era un'ottima uccisione per me, Giorgia. E la seconda pure puntato, immagino. E la seconda notte ha ucciso te per far ricadere i sospetti su Kitano, c'aveva senso. Sì, sì. Infatti era ovvio, ma non so come ti hai fatto. Vabbè, erano rimasti solo cattivi. Marco, era ovvio, stati... raga, che l'hanno fatto. Siamo stati sfortunati perché avevamo la partita in mano, avevamo capito tutto! Avevamo capito tutto, ma Marco! Ma che Valeria, era un meme! Era un meme, scherzavo! Io non volevo nemmeno caccia subito il ruolo, perché ci sta l'illusionista, era inizio partita. Cioè, ti pare che dico subito sono il cavaliere? Ma infatti, ma secondo me tra voi tre era palese Luca il cattivo, capito? E quando voi avete votato Dexter, io ho detto, Dio, speriamo di sì. E quando lui ha rifatto la votazione, ho sperato. Ah, merda. La verità, ragazzi, è solo una. Che due gotte in un team purtroppo non va a fare. Kitano, io ti avevo dato fiducia comunque. Bro, tu sei una merda. Tu sei una merda umana. Primo turno. È meme, ma che ne so chi votare. Ho capito, ma io ti ho dato tutto il mio cuore. Ma tutti quei discorsi ha votato lui per quello. Ma il primo turno, ma che cazzo ne so. Io mi sono mega offeso per te che hai fatto, vabbè, quello ha fatto quello, a quello sta a cazzeggiare. Bro, capisco, con calma. Quando facevo il master mi chiedevo, ma perché stanno le ore a litigare questi dopo le partite? Io invece ci sta, non pure a me, mi va di litigare, vaffanculo tutti. Ma invece adesso ridaremo le carte, ma vogliamo cambiare ruoli oppure lasciamo così? Che vogliamo, sono carino. Vogliamo mettere Wendigo, lo volete il Wendigo? Wendigo. Basta lo spiegare. Allora, Wendigo che dice. Gioca come terza fazione. Allora, si toglie l'illusionista, quindi i lupi rimangono solo in due, senza aiutante. Però si aggiunge il Wendigo. Il Wendigo gioca da solo, ok? Non sta né coi lupi né coi villici. Il Wendigo è quello che sta giocando bene in più. Allora, il Wendigo come funziona? Tutte le notti apre gli occhi, indica una persona e dice il ruolo della persona a Simone. Se lo azzecca, l'ammazza. Compresi i lupi. Compresi i lupi, eh? Cioè, se il Wendigo indica il lupo e dice lupo, ed è il lupo davvero, lo ammazza. Ok? Scrive. Non succede niente. Se non lo prende, non succede niente. In pratica è un boia UP, però, che sta da solo. Però per vincere deve rimanere... Esatto, per vincere deve rimanere in due alla fine. Ok? Bello, uno dei due vivi alla fine. Ci sta, ci sta. È molto forte, ma gioca da solo, ovviamente. Mi piace, okay. Mi piace. E quindi anche se i lupi sono stati eliminati, però continua la partita all'infinito. Pure se rimangono allora, tutti la partita finisce solo nel momento in cui vengono eliminati i due lupi e il Wendigo, oppure nel momento in cui
si rimane con il Wendigo in due, quindi vince il Wendigo, oppure nel momento in cui rimangono due lupi su quattro, okay, e quindi vincono i lupi. Però se sono il Wendigo, come faccio una pippa, raga, penso. Che se i lupi muoiono, voglio una strage. No, ah, il Wendigo non muore se viene indicato dai lupi. Rogan. Abbiamo Wendigo, lupo, lupo, cavaliere, veggente e giustiziere, come giustiziere, al solito. Sì, lo lasciamo. L'insinuo? L'insinuo facciamo. Avevamo messo il gufo l'altra volta, però sì, è uguale. Vabbè, se lasciamo, se no vogliamo lasciare quella che tanto è sempre una carta. È uguale. Beh, la per cambiare. Eh sì, per non magari fai confusione. Quindi, no. Wendigo, cavaliere, veggente, allora, giustiziere. Sì. E i due lupi. E i due le qua. Quindi anche per le bette saranno fatte a tre. Oh, e intanto dai con sti sub, che stiamo a 22 sub, bisogna arrivare a 100 per il terzo round, siamo all'inizio del secondo, ragazzi. Perché mi stanno a scrivere che il Wendigo non muore dai lupi? Non muore dai lupi. Cioè, se i lupi indicano il Wendigo, non muore. Però scoprono che muore il Wendigo, il giustiziere, il giustiziere lo ammazza e di giorno può essere buttato fuori. Può essere buttato fuori al ballottaggio. Ah, viene visto come lupo dal veggente. Ah, ok. Ok, ok, ok. La gente lo vede come il lupo. Ok, ottimo. Però è utile il Wendigo. La gente ottimo, lo vede ottimo. Mamma mia, che paura! Finora là, è OP, ma finora non ha mai vinto. Ma no, è difficilissimo. È perché devi arrivare fino alla fine vivo. È dura. Ma se ti sgamano... Prendi una carta, trattala male. Può essere, oppure il giustiziere. Ci piace sto Wendigo. Cioè, io, se c'è il Wendigo, però le vere giustiziere sono, la partita finisce veramente in 5 minuti. Veggente, giustiziere, Wendigo. Vabbè, però il giustiziere è perché può. No, guarda che vanno più avanti le partite, perché è difficile la situazione in cui in quattro è finita la partita. Ma poi il Wendigo li deve azzeccare i ruoli. Vogliamo fare una cosa: al posto del giustiziere, vogliamo mettere quello che resuscita. Ehi, hey, make cheesecake. Allora, stai calmo. Allora, vediamo come va questa. In caso alla terza, mettiamo l'angelo. Facciamo così: se finisce troppo presto, ne facciamo magari una terza bonus. Però non credo, dai. Se proprio finisce in due turni, dico. Vai, sì, vai, sì, vai. Io sì. Quello intendo. Ma che ti spio? C'è io qualcuno ho visto. Che ti spio? Grazie, Kenny Benfi. Oddio, oh, no, no, oh, oh. No, 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 no. Non aver paura, sono DuckTales. Bello. Entrato al tavolo degli Yu-Gi-Oh! Dai con le sub, dai, è top. Non lo so. Dai con le sub, regà. 100 sub, terzo round. 150, quarto Quante round. Quante sub stiamo? A 23. Cosa? 23? Cucio de culo pensa c'è dentro. Cucio de culo, cucio de culo però più verso la fine si attivano solitamente. No, Nicola. Ragazzi. Ma facciamo una cosa graduale invece oggi. Non volete vedere Girge giocare finalmente? Impossibile, impossibile. Sto pure a fare una regia da paura. Io mi sento che... Infatti dovresti essere tu il regista adesso in poi. Ma infatti la vera... Adesso il Kitano, La vera domanda è, non volete vedere ancora Kitano giocare? Pure, sì. Cioè, raga, oggi è mai più, eh. Io, oggi è mai più, sì, Chitano. Non ricapiterà più, ragazzi, solo per oggi. Oggi finalmente Chitano lavora. Anche perché mi avveleno troppo questo gioco, mo capisco. Poi, Gianluca spacca tu. Mi fa molto ridere che... capendo Marco tante cose. Sì. È la prima volta che giochi e la prima persona che hai ammazzato sono io. Sono veramente contento, bro. No, vabbè, è stato un linciaggio di gruppo, eravamo in tempo. Certo, certo. È stato divertente. Non si prende No, no, ma certo. Poi sai cos'è? Che il potere ti ha dato la testa, Marco. Ma in realtà ancora non abbastanza, secondo ancora me. Potrei no. fare di più. Non ho, hai visto la carta? Ma è ammazzato subito. Hai visto adesso la carta? Sì, okay. Ma abbiamo già iniziato a giocare. No. Ah sì, l'ho vista la carta. Sei lupo. Bene. Ero già entrato in partita. Si va la prima notte, avete presenti i ruoli. Beh, sei andato il zio. Ora li dovrò sapere io, quindi chiudete gli occhi, è notte. Io non tocco per terra, sta il cosa mi dà proprio... Ma perché? Allora, la sedia di Marra è messa meglio, ma questa di Simone è tipo così all'insù, capito? Ma si può regolare. E non ci riesco. E allora è un problema tuo. Eh no, perché cioè... se io uscire. No, Marco, no, non me la manomette, guarda, ecco là, eh. Manomette. Non me la manomette. Non mette mano. Prima di vedere i ruoli io questa partita farò tutto quello che dirà Biccio. Simone, sta modalità... Biccio, dai, che si scopa, seggiolino, dai, Biccio! Valeria, altro che maggi. Oddio, ma mi sono abbassata troppo. Tutti, non lo so. Boh. Allora, Giorgia, ti prego. Capito, guardiamo quanto so bassa. Vabbè, non fa niente, Simone. Poi vieni qua e me la sistemi tu, dai. Poi te sistemo io, esatto. Ecco qua. Sono come il livello becero, 100%. Becero podcast. Bella. Ecco qua. Bene. Dai, andiamo, dai. Dai, tutti con gli occhi chiusi. Non mi fate il Wendigo! Oddio, mi apra gli occhi. Oddio. Il Wendigo.
Che li chiuda. Che i lupi mi aprano gli occhi. Che li chiudano. Che il cavaliere normale mi apra gli occhi. Che li chiuda. Che il veggente. Bene. Che chiuda gli occhi. Ed infine che il giustiziere. Bene, 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 bene. Che li chiuda. Ed è giorno! Oh, i ruoli sono stati visti. Dovete leggere anche un ulteriore ruolo, il sindaco. Allora, ragazzi. Mi candido! Chi si candida? Oh, 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 oh. Gianluca, Luca. Allora, ragazzi, io mi candido oggi come anche sindaco. Emma. Boni. No, Boni. Boni. Una quota rosa, una quota rosa. Mi candido. Mi candido pure io. La quota rosa! 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 La quota rosa! La rosa! Mi discandido allora! Vai! Dai, vai, vai. E di Anime Night pure! Pure. Visto che mi sono fatto un culo al Damedor. Pretendo il sindaco, stasera farà una brutta fine. Esatto. Ecco qua. Lo dico. Mi fa l'elettore io stavolta. Mi piace. Eletto. Bene. E iniziate a votare, anzi volete fare una ringa per il popolo? Una ringa, chi dai, si è candidato? Dai, io mi sono candidato, io voterò Bicio, ecco la mia ringa, prego. Io voterò me stesso. Bene, ti inizi a votare da tre, Mabel. Okay. Io voto Dexter. Bicio. Bicio. Il Duca, ovviamente. Oh. Oh. Beh. E dai, io voto Mignolo, prima siamo stati insieme. Io voto Dexter. Quanti voti ci avete? Io uno. Ah, Bicio due. Bicio due. Luca Dexter. Due, uno Mignolo e uno Gianluca. Io voto Ema. Prego. Ema per due. A questo punto Gianluca decide se mandare al ballottaggio o confermare Mignolo. Bicio. Si va al ballottaggio, signori. Mignolo, Bicio. Si parte da Gianluca. Bicio. Bicio. Ema. Ah, Ema. Ema, attenzione. Bicio. Bicio te voglio bene, però. Ema, con tutto l'amore. Bicio. 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 Mazza. Bicio sindaco. Chi è che ha votato Bicio? Tutti, tranne me. Cazzi vostra. Io non dico più niente, cazzi vostra. Sono preoccupato, comunque, vabbè, l'elettorato è quello che è. Io vado a dormire. Bene, notte. Oh, oh, oh. Bene, 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 bene. Lo tengo io il microfono, ciao. Che... il Wendigo provi a indovinare un ruolo. Chiuda gli occhi. Non è ritmo con qualcuno, chi è? Che i lupi aprano gli occhi e scelgano la loro prossima vittima. Chiudano gli occhi. Che il veggente mi ponga il suo quesito. Chiuda gli occhi. Che il cavaliere mi decida chi proteggere. Perfetto, chiuda gli occhi. Ed infine che il giustiziere decida. Chiuda gli occhi. Ed è giorno! Oh, oh, oh. Ci lascia Meliador! Come il lupo è muore. Scontato. Brutto colpo. Se non muore, regà, è il lupo. Come comunque, basta capire. Sotto, ecco qua, fa mordue. Prima che non era morto, era lupo, infatti, dovevamo capire da quello. Ma è morto, no, non era lupo. Aspetta, secondo me ci sta pure che la prima notte non muoia. Perché tu prendi pure magari il sindaco di mira.
Però è comunque una mossa audace, perché il cavaliere può sempre proteggere Meliodor. Sì, cioè, o non muore nessuno, o muore Meliodor, è quell'abitudine. Però sì, può succedere. No, però Meliodor di solito muore pure la seconda notte. Sì, il sindaco è un po' sviato, forse, stato, da quando l'hai aggiunto. Ah no, non muore nessuno. E il potere di questo è Terminator, ragazzi. È un nuovo personaggio, Intanto, torna indietro e lo ferma dal futuro. Quindi, è una figata. No, no, ci sono due opzioni a questa cosa. Non muore nessuno. Ci sono due opzioni. Scusate, il cavaliere ha fatto oppure il dovere suo. Oppure Meliodor. Ah, no, scusate, muore Meliodor. No, muore Meliodor. Mi stanno a confondere la chat. Giuro su Dio. Ho fatto bene, siete stupidi. È così, guarda, sono quello che avete reso stupido. Sì, là dietro non ci si può stare, perché poi te ne giuro, ma hanno rincoglionito. Ho fatto bene. Muore Meliodor, basta. Non mi fuorviate. Muore Meliodor. Morto, resuscitato, subito rimorto. Risultavo rimorto. Cristo di Dio. Questo è Terminator 2, Marco. Poi ritornano di nuovo indietro nel tempo. Pure un po' una versione di Gesù, però un po' più triste. Che pare che è risorto, però poi non è risorto alla fine. Cioè, tutti. Invece, no, dopo tre giorni era comunque morto. Quindi cioè, è morto, mosso, non è morto. Era morto. È morto. È morto, è morto, è morto. Ok, niente. Meno male. Perché l'altra opzione era che era il Wendigo. Quindi è ancora in circolazione. Il Wendigo è ancora in circolazione. No, perché ovviamente i lupi, se indicano il Wendigo non muore. Quindi. Anche questo dobbiamo tener conto. Cioè, può essere bravo il cavaliere, ma può essere pure che non muore nessuno perché i lupi hanno indicato il Wendigo. Ragazzi, voglio farvi una confessione. E io stasera morirò e sarò contento così. Oddio. Io sono il giustiziere e ho sparato al Meliodor, quindi i lupi avranno provato a uccidere Meliodor, sicuramente. Da questa cosa mai si è capita. E quindi Meliodor secondo me era il Wendigo. No, aspetta un attimo, tu. Aspetta, tu. Gli hai sparato! Ecco perché la chat si è confusa. Vabbè, però questa è meta. Perché. Sto zitto, non dico nulla. Vado a fumare, però ho capito tantissime cose. Lui ha detto: io sono il giustiziere, sparato io a me. No, però dice che era il Wendigo. Quindi può essere due cose. Può essere che effettivamente il giustiziere abbia protetto una persona. Il cavaliere. Quindi potrebbe essere che il cavaliere ha protetto una persona buona che stava per essere ammazzata dai lupi. Quindi il cavaliere ha un'informazione molto importante. Oppure che Meliodor è stato preso in mira anche dai lupi, ma era il Wendigo e tu hai fatto bene. Stasera abbiamo indicato tutti Meliodor. E io l'ho ammazzato perché ha cambiato il voto. Ma se il cavaliere ha indicato Meliodor e il giudice. Ti sto dicendo, può essere anche che tutti stanotte l'hanno indicato Meliodor. Regà, mi arrivate un attimo un dubbio. Perché tutti stanotte hanno sospettato di Meliodor? I lupi hanno capito che era il Wendigo. I lupi, se i lupi sospettano il Wendigo, non lo indicano. Vabbè, lui dice hanno quindi provato, è vero, non avranno, lo sospettavano. Avranno provato ci a ammazzare Meliodor. Hanno provato così. Però tu dici che era, secondo te, sicuramente il Wendigo. No, sicuramente. Ma perché? Ci sono due. No, sparare sicuramente, primo turno. Sicuramente niente. Ci sono due opzioni. Sparare al primo turno è strano. Cioè, vabbè, se il pistolero dalla sparata facile. Ma poi sotto quale criterio, Meliodor? Questa cosa qua non ho capito. Cavoli mia. No, ci devi spiegare. Che cavoli mia. No, ci devi spiegare perché non ho capito. Che cosa? Sono il giustiziere, raga. Ho capito, ormai hai sparato, sì. Ha cambiato il voto da preside. Prima ha votato. Mi ha votato. Dopo ha cambiato e vabbè, ha preso l'altro. Vabbè, ma che c'entra? Perché, no, non è in base a questo che si può ammazzare. Poteva essere pure che c'è. Io l'ho detto subito. Occhio stanotte che saranno cavoli vostri. Sì, ma cioè nel senso. Subito al primo turno. Non sappiamo nemmeno che cos'era. Raga, sembra un lupo che cerca di trovare una vita o un escamotage per risultare un personaggio buono. Ora che l'hai detto. È morto lui, dico. Che mi sembra io. Azzardato che hai usato così. Può essere azzardato, ma stiamo a giocare a gioco. Sì, certo. Io sto a giocare in questo momento, infatti adesso di che non mi è piaciuta. Vabbè, mi dispiace. Dixit. Non si può piacere a tutti, raga. Però vi dico che sto a giustiziare, questo è poco ma sicuro. Non c'è ruolo cattivo. Sì, c'è sto. Vabbè, Wendy. Però il Wendy che ho visto come il lupo. No, raga, se c'è il veggente vivo non mi guardi che è inutile. Vi ho detto, ho ammazzato Meliodor. Potrebbe benissimo essere stato ucciso dai lupi, punto, raga. Questa è una scusa, però non lo so. Oppure no, una mossa strana, non lo so. No, sto dicendo, buono, non confondiamo il veggente. Non mi guardi, per favore, che so, perdiamo un turno. Io in questo momento, se dobbiamo giocare tra virgolette, guardando tutto quanto, oltre alla trollata che ho fatto, perché era trollata, ovvio, non mi guardi, veggente, per favore, sì. Perché perde una notte, inutilmente.
Non so se ci arriverai al veggente che ti guarda. No, beh, per penso me, che Wendy tipo Daema è cattivo ammazzerà. Per forza. Ma perché? Non, è l'unica persona sospetta finora. È l'unica persona, secondo me, non sospettabile. Ma è sospetto pure che io difende. Ma che stai a siamo tutti vivi no, e nessuno sta dicendo che è il giustiziere. E che c'entra? Ma è morto Meliador. Allora ascoltami Marco, ti spiego perché. Mi spiego perché. Ma questo è Man no, Woman Spray. Woman Spray. No, no, ma a parte tutto, perché magari non avete capito. Io ne siamo ho capito molto vivi, chiaramente. Siamo tutti vivi tranne Meliador. L'unica opzione, ok, in cui lui sta mentendo è che qualcuno si fa avanti come giustiziere vero e lo prova. No, che potrei essere anche Wendigo. E avrei beccato esatto, giusti cose. Esatto. Se qualcuno si fa avanti giustiziere e lo prova sparando a Ema, in questo caso, allora gli crediamo. E se il ma altrimenti è 100% lui il giustiziere, perché in realtà non fa una piega quello che è successo. Anche considerando il meta, ok? Perché lo ma consideriamo. Ma no, il meta, non è quello il fatto. No, io lo considero, perché se no non avrei detto queste cose. Però il meta non lo devo bravo. Ma non ha senso di ruoli sì, perché ma... c'è sta il Wendigo. Quindi in realtà mi sì, sa un po' lo... di trappoletta. Aspetta, aspetta. Fammi spiegare. Aspetta. Se lui è il Wendigo, il giustiziere non dice che è il giustiziere. Questa notte spara a Ema e domani ci dice bravo. Sono io il giustiziere. Brava, questa, cioè, qua è già una tattica, in... questa qua è già una tattica. No, certo, perché ma Ema non dovrebbe valutare. No, brava. No, brava. No, brava. Non è una tattica. Il mic un attimo. Non, è una, non è una tattica perché il Wendigo ti può ammazzare. No, non è una tattica perché mi potrebbe ammazzare anche i lupi. Comunque... Il Wendigo non muore di notte, ragazzi. È vero, è vero. Spara... No, se il giustiziere gli spara, sì. Sì, 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 muore. Se i lupi... Se spara, certo, per questo bro, bro, lui bro. Pensa che... Sì, regà, ma è l'unica arma contro il Wendigo, il giustiziere. Non c'ha proprio senso sparare la prima notte. Vabbè, ma questo, Marco, lo so, ma purtroppo... se ci pensi per logica... È facile pure usarla come scusa per un lupo che vuole... È morto Meliador. Sì, il cavo sarà un po'... Usa, sfrutta il meta per... Dai, Valenza, tutta è un alibi, regà. Cioè, potrebbe benissimo essere un alibi. Poi può essere pure te no, però a me il dubbio mi viene. Raga, però, vediamo anche il voto di Meliador. Ma raga, ma scusate, no? Che però se il Wendigo ovviamente voterà... Ma secondo voi Ema. Il senso di uscire... Cioè, tutto questo, no? Come sta dicendo Valeria. Se Valeria ci dovesse avere ragione, che senso avrebbe? Posso dire una cosa, perché però? Durerei un turno. Posso dire una cosa, però? Se il Wendigo... Però non ha senso nemmeno sparargli. È una trollata. Vabbè, ma perché quando Livio spara a Meliador ogni notte, che senso c'ha? Esatto. Posso dirti una cosa? Temo, se il Wendigo è vivo, può pure indicare te, sì. Dire giustiziere e tu muori. Sì. Bene, si va alle votazioni, a partire da Gianluca. Giorgia. Voterò dopo. Luca. Valeria. Gianluca. Però tu sei il sindaco, quindi giuro che non tu voti. Luca. Ema. Giustiziere, non sprecare il tuo corpo su Ema. Usalo per il Wendigo. Gianluca. No, io solo ho votato. Chi ha votato Valeria? Scusami. Io ho votato Valeria solo. Ema. Ce l'ho. Chi c'ha più voti? Gianluca? Ema? Basta. Ah, Luca. Ah. 2-2-2. Ok, quindi se voto uno fra Ema e Dexter va al ballottaggio. Poi fa un sacco di roba. Attualmente vanno loro tre al ballottaggio. Se voti uno di loro tre, se vanno voti solo loro qualcuno che sta uno, ne manni quattro. Esatto. Se voti di uno che sta due, ne ok. Lui, no? Giorgia. Allora. Ballottaggio quindi tra? Me, Gianluca, Emanuele e... Allora ragazzi, prego. Secondo me mi hanno votato i lupi.
Bicio c'avevo già un po' il sospettino. Io posso di Giorgia l'ho votata perché pensavo gruppetto con Ema, però già ho cambiato idea, però veramente l'ho buttato là il voto. Dico la verità, io ho un ruolo buono. Io ho votato Ema per il semplice fatto che non mi è piaciuto che ha sparato, poi al di là della trollata o meno, se fosse il Wendigo non è il giustiziere secondo me. Esatto, se non è il giustiziere è Wendigo, quindi per me è giusto buttarlo fuori. Esatto, bravo. No, Ema è buono 100% e secondo me i lupi sono Valeria, Bicio e a questo punto non so se Gianluca sta mentendo oppure no. Luca a me non mi ha dato vibes da cattivo come la partita di prima, sta giocando in un modo diverso. Potrebbe essere cattivo il fatto che molti hanno votato Luca, cioè ci può stare, è andato anche lui contro Ema, però non lo so, mi è sembrato strano, mi è sembrata strana interazione già dall'inizio tra Valeria e Bicio, e Bicio mi puzza tantissimo. Ho votato Valeria solo perché ho detto è il sindaco, meglio magari che lo teniamo così, però non lo so. Io non sto mentendo, infatti sono preoccupato di morire stanotte se c'è, quindi mo se il cavaliere è vivo. Scusate raga, ha senso far mo, poi può essere pure che mi ammazzano i lupi o mi ammazza il Wendigo e tutto quanto. Però, okay, scusate una cosa, ha senso far uscire Ema per un semplice motivo? Perché non ha senso. Perché sono l'unico confermato al 100%, prima cosa. Seconda cosa, non sei confermato. Vabbè, per me 100%. Sì. Io dico una cosa, Gianluca si salva, punto, so io perché. Punto. No. Per me fidate. Fidate di me, solo per questo round sicuro al 100%. E allora è da buttare fuori Luca. No, perché io ho capito che ruolo che c'ha e spero che il cavaliere lo difenda. Ok. E anche per quella cosa che sei uscito all'inizio, appena hai detto io, ho capito tante cose e poi sei andato di là. Ho capito una cosa. Okay. E Valeria è tutto il round iniziale che ha cercato di venirmi addosso, perché venirmi addosso è facile. Lui e l'altro che gli è andato appresso. È stato Luca. Vabbè, manca a far così, eh. Chitano, quanti anni c'hai? 15? E l'altro è stato Luca. Non so se... Scusa, fammi finire la linea. Non so se c'è un collegamento fra i due o se semplicemente perché uno è cattivo e l'altro è... Comunque sta di fatto che loro due o giocano nella stessa o stanno in due fazioni diverse. Quindi, o semplicemente sia Luca, sia Valeria, entrambi state attenti tra di voi. Vi dico questo. O semplicemente tu non sei... Giorgia mi ha capito quello che sta facendo. Forse potrebbe essere anche la giocata di prendere un alleato con sé, perché comunque mia difesa ha capito quello che stavo a fare. Può essere anche semplicemente che sa come gioco e sa come parlo, quindi il modo in cui mi sono espresso ha capito quello che sto dicendo è vero. Io sono il giustiziere, ho sparato a Meliador, ho detto che potrebbe essere Wendigo per l'interazione che ha avuto il master, che potrebbe essere meta, sì, amen. Però ormai è successo, quindi prendiamo tutto quello che è buono. Lo capite che per me è stato Wendigo per quel motivo? Allora io ti dico, se mettiamo che Wendigo... No, in questo caso, scusa, vi dico che fra uno di voi due deve uscire per forza. E in questo caso saresti tu a uscire per forza, a meno che non dici che hai un ruolo. Ho un ruolo? Quale? Non è possibile. Non è possibile dirlo. Infatti non è possibile. Non è possibile perché siamo in quattro... Scommettiamo tutti che un ruolo, scommettiamo che un ruolo... Lasciatemi vivo, stasera muore una persona. No, fuori Luca. Vabbè, raga. Okay, fuori me, ok, cioè? Votatemi. No, mostrami il giustiziere, dai. Non dico niente. O è giustiziere, no, Wendy, con lui, allora. A merito potrebbe essere un altro ruolo, oppure allora, semplicemente aspetta, villico. Facciamo... Adesso voglio fare un discorso con voi, allora. Se voi veramente siete buoni... Dexter con questa cosa mi ha confermato che è cattivo, però... Va bene, votatemi. Ok, votatemi a me. Okay. Votatemi a me. Ok. Voglio fare un altro discorso prima che votino. Secondo voi chi è il Wendigo? Era Meliador o è vivo? Potrebbe essere determinante per questa partita. Il Wendigo è vivo. E so anche chi è. Ok, non è Ema al 100%. Per l'interazione che ci ha avuto e questa cosa del Mas potrebbe essere lui. Però a sto punto sto a pensare che è Luca. Punto. Non sono io il assolutamente. Vabbè, io sono giustiziere. Se tu dici di essere giustiziere... Non ho non detto sei... di essere giustiziere. Dici che stasera uno muore. Sì. No, perché io so che è l'altro ruolo. Io so che ruolo ha Gianluca. Eppure io. Bene, si va alle votazioni a partire... No, da... deve morire Gianluca. A partire da Bicio. Allora. No, perché voi noi tre siamo siete. È vero, c'ha ragione. Da Bicio. Dexter. Ma.
Gianluca. Dexter. Ci lascia Dexter ed è notte. Grevissimo. Bene, 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 bene. Che il Wendigo apra gli occhi e provi a indovinare un ruolo. Chiuda gli occhi. Che i lupi aprano gli occhi e prendano la loro decisione. Chiudano gli occhi. Che il cavaliere decida chi proteggere. Chiuda gli occhi. Che il veggente mi indichi chi vuole sapere. Chiuda gli occhi. Che, ed infine che il giustiziere apra gli occhi e decida se sparare. Bene, chiuda gli occhi ed è giorno! E chi ci lascia quest'oggi? Ci lascia, è Giorgia! Oddio, oddio, ce l'ho fatta! L'ho salita! Meno male, è hai dovuto solo crepare per farlo. Perfetto. Ha fatto Sì, esatto. Allora, sono contento che è morto Luca. Però strano è morto Giorgia. Sì, il fatto che mi stanno tenendo in vita è bellissimo, perché io mi sono fatto uno scudo perfetto, perché tenermi in vita ovviamente all'occhio dei buoni è un'arma perfetta per buttarmi fuori quando siamo in pochi per vincere. Quindi è bellissimo che io ho uno scudo perfetto, nessuno, i lupi non mi ammazzeranno mai la notte. E il fatto che è morto solo una persona mi fa pensare che Wendigo era Luca, o sempre Melia comunque. Quel 50 e 50, non lo potremmo sapere. Il fatto c'è che... il veggente? O era Girge? Purtroppo io ho il ruolo di Villico, quindi non posso farmi avanti, vorrei molto però. Il fatto che sia morta Giorgia è un po'... mi fa un po' pensare, perché allora inizialmente io ho votato Giorgia, anche perché ho detto... lei ha detto che tu 100% eri buono, ho cominciato a... non so, forse perché gioca proprio così, però in generale una tattica un po' particolare, quindi ho cominciato a sospettare. Il fatto che sia morta mi conferma che sia buona, quindi non lo so. Su Ema effettivamente si è creato uno scudo abbastanza indistruttibile, e quindi a questo punto non lo so, o ci stai prendendo per il culo in maniera incredibile. Raga, è indistruttibile soltanto perché la difendeva Giorgia, che mo è morta, cioè nel senso... Sì, ammazzarla per me sarebbe questa persona. Comunque è bello che ho sentito 4 minuti che parlava e non ha detto niente. È stupenda sta cosa. Comunque. Ma come? No, questa ha difeso solo lui. Non ha detto niente. Ha fatto il punto della situazione. Non ha detto niente. Ha detto semplicemente che io potrei. Oh, questo con litigame, sai. Comunque. Che stai a cercare ogni. Giallo, io non ho capito perché tu prima hai dovuto per forza votare Giorgia. Ma io l'ho già spiegato durante il ballottaggio. Ma io non continuo a non aver capito. Ho votato Giorgia. Allora, io prima ho votato Giorgia perché sembrava che stava a fare coppia con Ema e c'avevo dei sospetti su Ema. Poi ho cambiato idea già quando è iniziato il Ma io pure c'avevo i sospetti su Ema. Però Giorgia ma la smetti scontato che era buona. Mic. Ema, pensavo che si sentiva. No, mi ascolta, tranquillo. Ma si sente? però Giorgia, io pure c'avevo i sospetti sì, si sente su una Ema. Cifra e si sente una cifra. Scusate, non so. Però era, cioè, si vedeva proprio che Giorgia era buona, quindi i sospetti su Giorgia, no. Io non ho. E poi un'altra cosa che volevo chiedere è perché tu hai riconfermato il voto di Ema? Cioè. Perché io non sono così convinto, regà. Cioè, nel senso, può essere pure che è stata una mossa folle. Ok, allora se siamo a sto ragionamento, lui deve essere il Wendigo, però. Ma non sappiamo. Lui potrebbe essere un lupo che adesso sta usando sta cosa come mossa di alibi geniale. Anche uccidere Giorgia, che era l'unica che la difendeva.
Potrebbe essere una mossa ancora sempre geniale, ma è bravissimo, Ema. Però è una mossa geniale. Sono due mosse ideali. Se io sono il Wendigo, sono un Wendigo che ogni sera non ha parlato. Perché il lupo. Mi sta facendo conto che l'ultimo lupo rimasto, secondo me sei. Comunque, chi hai protetto stanotte? Io non ho detto nulla. Chi hai protetto stanotte? O forse ci stanno due. Devo uscire. Ma prima ci credeva. Tu hai detto che c'avevi un ruolo. Chi sei? Chi hai protetto stanotte? Io credo che non ho ancora intenzione di dire il mio ruolo. Beh, ma mi sembra il momento. Cioè, Bici è arrivato il momento. Bicio ha un ruolo? Non c'ho certezze, cioè. Io non so così sicuro Bicio di parla, quello che Bicio voi siete così parla tanto troppo sicuri, poco, Bicio. Secondo me non era lui il Wendigo. Ma tu prima io hai detto che c'avevi un ruolo. Tu io non avrei mai ammazzato Luca. Un... Io per ora non voglio dirlo e tu più mi insisti e più io ti voto. Fai come ti pare, però secondo me è arrivato a un momento la partita che sarebbe giusto dirlo. Cioè... Ok, quindi vogliamo uscire chiunque il ruolo? No, io ho detto che non c'è ruolo, mi dispiace, se no avrei uscito. La mano, chi ha un ruolo? Tra il 3, 2, 1. Scusa, una domanda solo. Nessuno di voi quindi è il giustiziere di voi due, siete altri ruoli. Ma il giustiziere... Sia Bicio che Gianluca. Che ruolo hai, Bicio? Devi dirlo, per favore. Che ruolo c'ha Gianluca? No, che ruolo hai tu? Ma io voglio sapere quello di Gianluca. Diciamolo insieme. Ma non si va da nessuna parte. Se lo diciamo insieme, va bene. Vuoi insieme? Ragazzi, non usci ruoli, cioè, punto. Il veggente da Gigi. Diciamo insieme, io lo dico. O se no, spero che c'è un veggente. Diciamo insieme? Siamo così convinti di voler... Io vorrei, cioè... Dilla. Che mi sto a collare con questa storia di Manuel. Che lo sto a collare secondo me. Allora, molto ti spiego questo. Un'altra cosa folle: ma se il trollare. Lupo ammazza uno, il Wendigo ammazza un altro da stanotte. L'unico il modo fatto per che non siano morte Wendigo. Due persone è una cazzata. Perché se può sbagliare il Wendigo, oppure possono ammazzare la stessa persona. Non era lui il Wendigo. Io mi sento esposto a dir ruolo. Non mi va. Infatti, noi abbiamo. Io diciamo il ruolo, dico. Ma pure se ci fosse un giustiziere non lo vuole dire, perché comunque lui è l'unico che può uccidere il Wendigo insieme a noi che lo votiamo, ma noi, cioè, sono gli unici due modi per ucciderlo. Quindi il giustiziere è estremamente utile. Mi sembra ancora più folle che uno usa una trollata nell'unica partita che serve per forza. Vabbè, però l'ha detto, ha giocato, mo può essere che ha fatto una cazzata. È l'unico modo per vincere, cioè sì, è una delle armi più forti il giustiziere. Sono tre turni, basta, appuntasse su sta cosa. Allora, o giochi per il villaggio o giochi contro il villaggio. Riga, per me contro il villaggio, quindi che è? Parlando così stai a giocare contro il villaggio. Stai giocando contro il villaggio. Stai giocando contro il villaggio. Fatti lavaggio il cervello a buona parte della gente. Per questo infatti mi fa venire dei dubbi sul cervello. Ma mi stanno venire i dubbi su Telluri. No, lo so, però sta giocando contro il villaggio. Contro il villaggio perché lui è... A me, per me è sospetto Gianluca che prima ha detto il ruolo e continua a non volerlo dire. Ma basta. Secondo me Luca c'aveva un ruolo e non il Wendigo. Può darsi. Ma siamo già troppi, non mi va di dirlo. Mi sento esposto, ci stanno i lupi e c'è sta pure il Wendigo. Ma lui si è già esposto. Ruoli, perché secondo me pure lui ce lo aveva e l'ha detto. Così poi o era Wendigo. Vuoi dirti? Però vuoi, secondo me vuoi non era il Wendigo lui. Vuoi sapere quello che penso? Allora se non era il Wendigo era il lupo però. C'è un 50 e 50 tra loro due. Però a sto punto io vado a pensare che Melitor era un semplice Wendigo. Comunque io vorrei sapere il tuo ruolo. Ragazzi, conosci i ruoli tutti, se no andiamo in casa. Io ho già parlato, cioè Ha già parlato. Allora, io l'ho detto. Se uscite i ruoli adesso, rischiate di far vincere i lupi che sono dell'altro lato. Infatti, io voglio se state con me e siete buoni, dovete dirli tutti e due. Perché infatti, io voglio io sto corchidano. Mettiamola così. Nel dubbio, stanno dall'altro lato. Che c'è sta il lato di lupi e il lato del Wendigo. Perché se non escono i ruoli, uno dei due sta fingendo. Wendigo, capito? Io ho questa convinzione. Uno dei due sta fingendo, usciamo i ruoli. Bene, si va alle votazioni. Aspetta, se non volete uscire i ruoli, avete l'ultima occasione. Io lo esco se tu lo esci. Lo dovresti far prescindere. Io ci propone un accordo. Vai. Però non lo vuole uscire perché sta fegando. Vabbè, ha detto che non lo vuole uscire. Non è. Sì, sta fegazzo. No, niente. Si va alle votazioni. Vabbè. A partire da Trema. Ema. Gianluca. Chitano. Metti 10 secondi che andavo nel giapponese un po'. Ma dai, mo lo devo trovare, dai. No, vabbè, allora no. Gianluca. Così vediamo. Parlate.
3 Mabel. Scusate, non è che posso ricambiarlo, ne avevo visto che era 1. Non sei povero? L'avevo visto che era 1. Haji. E io voto Gianluca. Ok, quanti voti avete? 4. 4 tu? 0. Ah, no. 2, scusa. Rock. E 3 ma 1. Tu bicio scuo. Co. Io 0. 3 Mabel. Yom. Sindaco più silenzioso da terra. San. Io ho fatto quello che dovevo fare. Mi tocca a te, Emma. 2, 4, 2. 2, 4 e 2 io. Quindi siamo noi tre. Trema bello. Ichi. Mi. Che. San. Ma che è sto? Niente, scusa. È giapponese 1, 2, 3, 4. Nissan. Come si dice 4? 3 Mabel. Ok, 4, 4, 2. Chi va al ballottaggio? Gianluca e 3 Mabel. Gianluca, 3 Mabel, ballottaggio. Attenzione. Vai. Che devo dire, ragazzi? Qualcosa. Non lo so. Tipo, senso... spiegaci perché no, non sei il lupo. Io... Sono posso... io sto veramente assistendo a questa incredibile pantomima, però non sto dicendo niente, come stai dicendo tu, visto che io ti ho difeso e tu mi hai attaccato, comunque va bene. E io credo semplicemente che si stia dando l'attenzione in un punto totalmente sbagliato che non ha nessun senso. Quindi io... Guarda, io voglio interrompere il tuo nome. Prego, prego. Non dire nulla, esatto. Perché non stai a dire un cazzo. Do ragione a Emma. Allora, Bicio Cavaliere, lui giustiziere, io veggente e te lupo. Dimmi perché mi sto sbagliando. Io non so come rispondere. Io sincero non so come rispondere. È un'accusa talmente. Boh, non so cosa dire. Non dirò niente. Se mi sbaglio. No, facciamo così. Secondo me lui facciamo è così. Non dovete parlare. Non dovete parlare nessuno. Sindaco, non me ne frega un cazzo. Dobbiamo parlare solo io e lui. Gianlu, ti dico una cosa. Dobbiamo parlare solo gli imputati. Hai ragione. Ci hai beccato. Sì. Così si dice. Ha confessato. All'inciaggio! Statelo! Bene, si va alle votazioni, se è il vostro volere, a partire da Emma. Vabbè, 3 Mabel. Tre voti per 3 Mabel, perché quello di Bicio vale doppio. 3 Mabel. Sì. 3 Mabel. Muore 3 Mabel, linciato dalla folla. Addio, addio, amici. Quanti addio. Siamo rimasti in numero, giocatori? Siete rimasti in... ora si aggiornerà la grafica. 1, 2, 3, 4, 5 vivi. Chiudete gli occhi. Che il Wendigo provi a indovinare un ruolo. Chiuda gli occhi. Che i lupi decidano chi sbranare. Chiudano gli occhi. Che il cavaliere decida chi proteggere. Chiuda gli occhi. Che il veggente mi ponga il suo quesito che va al di là di questo mondo che noi vediamo. Chiuda gli occhi. Ed infine che il giustiziere decida se sparare. Chiuda gli occhi. Bene, ed è giorno! E ci lasciano... Emma e Bicio.
lasciandoci Wendigo ucciso qualcuno o il giustiziere ucciso. È vivo! Ancora vivo! Vabbè, è finita quindi. Ah, che no. Ruoli c'avete voi? Scusate. Io ho detto già prima che era un villico. Te, Marco? Chitano, Valeria, Gianluca. Ma si continua? Siamo in tre, si continua. Gianluca, chi hai guardato? Io a te, cioè, voglio sapere, chi hai guardato tu che sei il veggente? Vabbè, io quindi sono rimasto fra un lupo e un Wendigo, come minimo. No, casomai ci sono rimasta, io tra il lupo e un Wendigo. Anzi, io sono un lupo, io sono un villico. L'ha detto! Io sono un villico. Lapsus! Sono le droghe quelle, che cazzo c'entra? No, non è lapsus, c'hai ragione. Io non sono un lupo, volevo dire. Ma magari sei un vegetale. Cioè, aspetta, com'è possibile? Potremmo pure essere rimasti due villici. Perché è un lupo. Allora, io prima ho votato Tremabel perché e ho cambiato idea su Gianluca perché mi ha uscito il ruolo. Ma ragazzi, sto capendo cazzo. Gianluca alla fine ha uscito il ruolo. E ha detto di essere il veggente. Quindi io ora voglio sapere chi hai guardato. Chi sei rimasto? Noi tre, solo. Quattro siete. Ah, quattro, quindi pure te. Te sei sempre sospetto, pure da morto. Sì, sei sospettissimo. E te pure sei sospetto. È morto, ma si muove ogni tanto. Te pure sei sospetto perché tu hai continuato a votare Emma per tutto il tempo durante la partita. È sospettissimo, sì. Che te devo dire? È un comportamento estremamente sospetto. Sì, però comunque si era dichiarato buono. Ho capito, per me devo dichiarare buono, ma se ti comporti in maniera sospetta, c'è poco da fare. Tocchi quei parametri che sei sospetto. Okay. Io sto anzi, hai pure invalidato tutto il gioco essendo così sospetto. Io sto aspettando che Gianluca dica chi ha guardato, che è il veggente. Chi è guardato? Sparo a caso. A chi hai guardato? E poi? Adesso dico! Si è fatto male alla bocca. Che sembra di mettere rimorsa la lingua. Oddio mio santo diretto. A parole due. Me lo dedico il santo cielo. Cioè io sono rimasto col Wendigo e con lupo. Sì, ah, sì, hai fatto la sacra partita solo villici e ci stai a trollare, sei ingenio. Quella volevo fare io. Ma non è vero. Un giorno la farò. Ha figato il ruolo. Ma il master potrebbe trollarci se vuole. Mette tutti i villici e fa morire gente a casa. No, nessun troll. Potrebbe farlo. Se l'hai fatto regolare. Sei ingenio. Ho guardato, lo volevo fare un giorno. Io ho guardato la prima notte Meliador ed era buono. La seconda Ema perché c'avevo il dubbio. Il problema è che non mi ricordo chi ho guardato la terza. E questo è il mio problema. Sì, sì. Adesso la domanda è: sei il Wendigo o sei il lupo? Ve lo giuro. Nessuno dei due. Sì, tu sei qualcosa sicuro proprio. E qua c'è stato l'altro compare tuo. Ma regà, qua io sono l'unico villico. Santo Dio, è questa la cosa. Ma come faccio? Sono morto ormai. Che posso fare? Sto solo sperando che lei pure sia villico. Però mi sa che manca è vero. Lui che le mie alternative devo andare tipo su una collina e armarmi. Bravo. E inizia a sparare a tutti i lati. Bravo, Kida. Sei villica pure te. Io so villica. Ah, ecco che ho guardato la terza notte. Ora ci ho riflettuto. Potrebbe essere Wendy, siamo due villici, è l'ultimo momento di vita. Beh, è venuto in mente adesso che ho guardato la terza notte. No, non continuerebbe la partita. Sì, se siamo due un Wendy così. Se fossero morti tutti i lupi, pure. Perché non se lo cagano? Stiamo parlando un attimo. Ho capito. Vai, hai guardato una persona. Perché secondo me lui è quello più sospetto, regà, pure. Grazie al cazzo, perché mi sono pappinato. Ah, beh, spiegaci meglio. Ah! Scusa. Non voglio. Vabbè, che... Kida, allora. Non è solo perché ti sei pappinato. Ammazziamo lui. C'è un'aria buona, lei. Vai, spiegami meglio, Gianlu. Allora. Vai, vai. C'hai 20 secondi perché sta a finire il tempo, però. Lei è il lupo. Ok. E tu vero. Sei buono perché io a te ti ho visto la terza notte. In ma quanto tu hai detto che forse lui e mi è venuto in mente adesso. Marco, cazzo, tutti e due. Marco, lei è sicuro il lupo no. Perché io a te ti ho visto. Tutti e due. Non mi ricordo chi ho visto dei due. Sta affidando il ruolo. Marco, certo, ti ho visto. Non mi ricordo chi ho visto. Stai. Non mi ricordo chi avevo visto di voi due. Per quello volevo aspettare prima di parlare, no? Sono rimasto con un lupo. Devo capire un attimo chi è questo lupo, no? Aspetta, si sono sente... molto turbato. Il lupo è Valeria. Ma non è vero. Sono molto confuso. Tu sei non c'è il nessun Wendigo dubbio su... tu ma sei come faccio a essere il Wendigo? Io sono morto se quello è il Wendigo e lei è il lupo. Come faccio? Che io sei il Wendigo. È finita.
Marco, oh, lei è il lupo. Non voglio arrivare alla notte. Marco, lei è il lupo. Non è vero. Marco, sei villico? No? Marco. Giusto, sei villico al 100%. Sì. E allora devi votare lei, se no sei del lupo se mi voti a me. Non è vero. Scusa, se mi voti a me ti ammazzano. Ok, io sono spacciata. Se mi voti a me ti ammazzano. Io non so, lo puoi capire, lo ammetto. Se mi voti idea. A me ti ammazzano. Se mi voti a me, se sei sospetta. Villico devi votare lei. Se voti me non sei villico e ti uccidono. Ma prima non ha voluto scegliere. Ma va, va, dai, vai a vincere. Non devo più vincere. Voto solo io, è vero, votiamo tutti. Se lei è il lupo, non voglio che vinca il lupo. Poi alla fine voto. Vogliamo vincere insieme col villaggio? Ma guarda questo! Martacci tua, guarda. È lei il lupo, Marco, Dio santo. Oh, allora. Ma stai aspetta. Zitto, Wendigo. O è lei o Wendigo. Sei te. O è lei o sei te. Secondo me è lei. Questa è una minaccia, quindi se dico che se non è lei so io, oddio. Secondo allora, te o so io. Mi sono dato una minaccia, però. Capisci? Ma si ammette Marco, paura, so come c'è il piatto. Voglio vincere, si va ai voti. Ho capito che è lupo. Tacete, si va ai voti a partire da Tremabel. Tremabel, prego. Gianluca. 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 Tutti Gianluca hanno votato. Fino a mo. La bella. Vabbè. Cosa c'è? Che no, volevo tirare un D20 per farlo tirare al caso. Bellissimo il caso. Quanto è bello il caso? Almeno non è colpa di nessuno. Vabbè, è colpa del caso. Ragazzi. Il caso è tutto. Ci insegna a due facce. Ma raga, ma tutti questi problemi per vincere la partita, lo scam, non ci dormo la notte. Guarda, madonna mia. Ma io stavo scherzando, ma sti cazzi alla fine, dai, su. Guardalo, guardalo. Vabbè, vota. Vabbè, io poi posso rivotare se voto Valeria, dopo ci sarà il ballottaggio. Sì, Valeria. Ancora dobbiamo votare tutti noi. Gianluca. 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 Marco Maria Gonzalez Chitano. No. Valeria. Okay. Vanno al ballottaggio, Gianluca. Gianluca, guarda, vota solo Chitano. Io non penso di dover aggiungere altro. È assurda questa situazione. Non a caso ti hanno votato praticamente tutti. E te chi dà pure, guarda, lasciamo perdere. Forza, allora. Guarda, stendiamo un velo pietoso su quello che sta accadendo. Marco. Beh, io la voterei già solo per se ammazzi ringa, me, lo dico. No. Se ammazzi me, poi rimani con lei, che è il lupo e ti guarda, sbrana. Guarda come continua. Tecnicamente, non sto mentendo. Tecnicamente, guarda, è questo. Guarda cosa qua sta facendo. È impossibile mentire. Sì, infatti ti hanno votato tutti a te. Sì, però il lupo sei tu. E se Marco uccide me, poi tu sbrani lui durante la notte. Perché lui dirà, è notte, quando lui dirà Gianluca. Invece se dirà Valeria, morirà il lupo. E io sono contento. A me... Non lo so, buona parte hanno votato Gianluca, quindi mi avrebbe da votare Gianluca, però non lo so, andrei più a pelle. Sai com'è? Cioè proprio come te la senti col pelo, no? Che dici col naso. Ma a pelle o a pelo? A pelle e a pelo, pure a naso, tutte e tre, peli de naso pure, capito? Ci metti tutte e tre. Quindi non lo so, anche per far soffrire un po' la chat, capito? Perché c'è quella cosa, ho perso 150.000 bit, non potrò mai essere andare a vedere il carnefice. Hai capito? Non è voglio bello. Che vincano i lupi. Guarda. Non voglio che vincano i lupi. Guarda, è questo il mio volere. Guarda, alla fine. Gli ha fatta. Certo, te le faccio sospettissime. Tutte e due quello fatto. Va bene, ragazzi. Mi accollo la cosa di rischiare di sbagliare. Non ci ho capito un cazzo, sinceramente. Lo ammetto. Voto Gianluca. No! Poverino. Ma come no? Giusto così, perché no? Muore Gianluca e vincono i lupi! Brava doppia! Vince Valeria Dexter, lupi ragazzi. Wendigo Gianluca, Cavaliere Bicio, Giorgia Veggente, giustiziere. Guarda come fino allora. All'ultimo non voglio far vincere i lupi. Non voglio far vincere i lupi. Chita, tu hai giocato proprio da lupo. Io sono venuto se qua. Se non ti avessi visto, sì, ti avrei stavotato proprio da subito. Sì, sì, Chita, non lupo 100%. Meno male che ti ho guardato infatti, la notte. Infatti, comodissimo. Non lo so come fai. Zito, comodissimo. Ma è Livio. Ho capito, raga, ma se giochi trollando, che due gioco io, è? No, io guardavo la notte. Notte Gianluca era Luigi. Che abbiamo ammazzato da lupi. Io lo fucilavo uno dentro un villaggio che mi trolla. Ho trollato. Io... Di un minuto, prima okay. No.
Io effettivamente ho visto la prima notte Ema subito. E quindi era 100% buono. Quindi quando lui ha detto giustiziere, per lo poteva dire pure un lupo, capito? Sì, ma tu sai, io insistevo vigente a dire 100%, ma... proprio sottolineavo il 100%, sì, capito? Ho capito, ma che vuol dire? Che, lo... che ma... dovevate capire. Ma io non sto forse nella testa tua. Magari sì, il lupo dice lo puoi intuire. No, perché 100% lo può dire il lupo che vuole farti credere che... di essere il veggente, no? Devi ragionare pure questo. Io che ne so che tu sei sincera e sei veramente un veggente. Tu lo sai di essere il veggente. Allora, io ho pensato proprio a questa frase perché è il lupo e vuole difendere un altro lupo. Quello ho pensato. Ho sbagliato. Rosiconi! Rosiconi! Tutti i rosiconi per non far vincere il Wendigo. Ma il Wendigo ha vinto uguale, ragazzi. E soprattutto poi se muoio io... è ancora più sei fema. Ma te pensa, era poteva essere un genio. Lui gioca bene. Ma io ti ho guardato per questo. Io ti ho guardato per questo. No, ma tu devi fare una domanda. Se lui non è, se lui non è, se Ema non è il giustiziere, chi cazzo è il giustiziere? Magari. Ma sono morto solo io, non lo voto! Non lo voto! È buono per forza, ah, no? Questo. Questo in effetti sì, questo era abbastanza brutto. Io volevo dire solo però una... sì, ma che cazzo mi ricordo di chi hai votato te? Chi ha votato quello? Ma che cazzo me ne frega oltretutto? Io la prima notte, lo so che è importante, no. Però fino a una certa... Però invece, un'altra cosa... un'altra cosa... Nel momento in cui io con sti sub stiamo a 34, ora mi sostituirà Gianluca, cattivo, regia, no? Duchi. Gianluca ha giocato benissimo. Ma perché tu hai detto se sono il lupo? Scusate, scusate, perché? Ma no. Oh, aspetta, noi l'abbiamo beccato la prima notte, Gianluca. Aspetta, Amelia, aspetta. Se Giorgia c'ha un ruolo, non ce lo può avere Gianluca. Non l'ho detto. Io ho detto abbiamo tutti e quattro un ruolo e poi ho detto deve uscire Dexter allora. Perché esatto, lei l'aveva fatto capire. Stava a 34 sub qua. Ci ha fatto capire che era il giustiziere. Io sapevo di essere il veggente. Escono affumati. Sì, infatti io ho pensato, ma che cazzo sta a dire? No, io ho capito che lui deve essere il giustiziere. Io ho detto io non sono il giustiziere, ma stanotte muore uno. Sabbatevi porconi. Io volevo dire, bravo Emi. Io volevo dire una cosa. Chiedo scusa alla chat, però questa kill l'ho dedicata a una persona che oggi non c'è, che è il nostro grandissimo amico Livio Marcone. La dedico a te. Madonna, oggi... pensavo che era morto. Una persona che adesso non c'è, ho detto, madonna, ma quando? Ma ha fatto via. Dai, con sti sabbi. Ma lo sai che oggi in chat oggi in chat mi sono venuti a dire, Giorgia, ma se sei giustiziere puoi uccidere meglio da subito. Fatto bene, ragazzi. Ma non mi sembra molto carino. Ma vi sembra possibile essere un discepolo di Livio a voi? Cioè, greve. Quanto è basso nella catena alimentare questo ruolo? Non è vero, Livio fa le top giocate. Ma nel dubbio tu Livio ha detto che Masi squatta Tecnolo, grazie per i 25. Tu non sai che io stavo per fare una cosa? Perché io volevo ammazzare anche Giorgia per l'altra notte, per primo. Però ho scelto te, quindi ho fatto la cosa migliore. Mamma mia, io ero veggente. Poi dopo che ti avevo visto, ti avrei proprio... Però è... Grazie! Volevo trollare. Ma quanti sono altri? Sono una marea, non ci arriva. Cazzo. Dai, siamo a 60, sono pochi 60. Chi è che ne ha droppati altri? Comunque io non capisco perché qua ancora non ci sia quello degli eventi dei sub. Grazie 5 anni stesso di streaming. L'ho messo una volta, è stato levato. Ma come metti i pannelli? Metti i pannelli. È stato sicuramente KQ. No, dove sta? Non c'è. Guarda, io mi sono convinto che Dexter era il lupo al primo turno quando ha detto voterò sempre quello e vota Biscio. Ho detto è il lupo sicuro. Esatto. È il lupo sicuro. Cioè lupo, chi per lui, insomma, malvagio. Malvagio per forza. Un saluto al grande Mr. Marra che oggi purtroppo non è potuto star con noi. Ma c'ha la febbre perché vede ogni volta sti coglioni che sparano al primo turno si sente male. Ste teste de Swisho, grazie. No, vabbè, ma io è perché stavo pure a parlare con Simone. È una cosa proprio del gioco del ruolo alla fine. Pure folle, se stavamo a scanna fra buoni, mi diceva. Però alla fine è proprio il villaggero che si incazza perché viene usata un'arma male. E poi escono quelle faide cittadine che alla fine fanno morire dei buoni che non c'entrano nulla. Però tu ti fai troppi complotti. Sì, lo so, è la mia vita.
lui proprio nel cervello, ragazzi. Fa sì, tutti sì. I complotti suoi. Che ma sono lui, sei così ti impari a sparare a caso. Non tu, il personaggio che ha sparato a caso. C'è il vicino che ha fatto il barcone troppo grosso. Sì, no, vabbè, ha usato l'arma male. Gli grazie per le sub. Let's go. Ma a me mi sembro fuori Mario. Fuoco. Scusate, ma sono mio, non ci vedo. Ti sembri fuori fuoco. Dai, ragazzi, me, che è l'ultima Mario. Puntata di Lupus. È l'ultima di Lupus. Comunque io lì, vabbè, ma te l'hai capito, io ho votato Tremabelle quel turno per non mandare ballottaggio Ema. Esatto, io. Perché ho detto, tanto Gianluca fuori. Già è andato al ballottaggio, che è quello che dovresti eliminato, ma è meglio mandare al ballottaggio uno che non sia Ema, perché Ema è sicuro buono e quindi vota bene. Perché se poi erano due cattivi dei tre che rimanano fuori, rischiavamo che Gianluca non venisse eliminato. Ci invece Gianluca cazzo, non è uscito. È difficile stando in infatti campo. Io non se uscivano i ruoli se uscivano no, i ruoli manco io. C'era un cavaliere contro un cavaliere. Ecco che stavo a dire, aspetta, capito? Ecco perché dovevano uscire i ruoli. Certo, ma il momento in cui lui non li vuole far uscire è perché è cattivo. Esatto, esatto. Ma non ve potete far importare dopo. Ma io non vorrei capire perché tre ma non le fa, cioè, lo so, tu hai detto che eri lupo una certa. Cioè sì, dovevi... Allora io lì... No, io ragazzi io non sapevo veramente... Posso dire? Non sapevo proprio che cazzo dire. Allora ho detto... Gioco la carta del sono un cretino, così pensano che... Non può essere un lupo. Esatto. Genio. Madonna, genio. Ovviamente era un rischio totale, infatti, cioè, nell'ottica avete fatto bene a votarmi. Vabbè, ovviamente però... no, però nell'ottica ci stava. Però io, ragazzi, veramente, sono entrato proprio nel pallone, no, non sapevo che cazzo dire. È che tu sospettavi pure di me, però in realtà, cioè, secondo me era... giusta la logica, Giorgia è il veggente e Gianluca sta palesemente fingendo. Ma Gianluca. Infatti io l'unico modo che c'avevo per pararmi il culo era far capire che Gianluca non c'aveva il ruolo, cioè che, certo. Che stava ficando. Infatti perché... l'hai fatto bene, ma no, bene. Ma a me mi ha confuso Gianluca come si comportava, cioè, per me c'era il rischio proprio che era il Wendigo. Io l'ho detto, ero convinto che era il Wendigo. Per come stava a comportarsi, si ricordava chi era, te sei buono, te sei cattivo. Mi pareva proprio non un veggente. Lo sai che c'è, allora, io te l'avevo detto. Valeria sta cercando una scusa, una difesa. Prima si è andata su De Me perché era facile, poi si è andata su un altro. Poi una certa, c'è stata veramente tanta confusione che io ho perso il focus di questa cosa e mi sei andata completamente nel dimenticatoio. Perché ho detto o voi due state insieme o state contro. Non, poi tu hai votato bene, sì, perché io hai votato bene pure, dopo. Ho poi io lui. Ho perso completamente il filo. Però se in quel momento Bicio prendeva un po'. Si prendeva un po' più di responsabilità, usciva il ruolo insieme. Come a sono morte due persone comunque, l'ultimo turno? Perché c'era ancora il Wendigo. Ha ammazzato il Wendigo. Il Wendigo ha ammazzato morto quando Ema, mi sa il Wendigo. Ah, non Bicio. Il Wendigo è morto quel turno, me. Quindi. Secondo me. La notte. I lupi hanno voi avete ammazzato Bicio o lui? Bicio. Ah, allora quindi allora, il Wendigo ha ammazzato Ema. Chi era il Wendigo? Gianluca. Tu eri l'unico villico. Ma raga, ma allora avevo notato che lui era il Wendigo. Ma sì, era l'unico no. Buono rimasto. Ma raga, guardate che Gianluca là, perché era merda, mi faceva no, date là. Non solo, ecco perché mi è stato. Mi faceva no, non ero il Wendigo. Pure dopo la partita gli ho fatto, ma eri il Wendigo? No. Ma infatti Gianluca ha giocato cazzo. Dai, raga, 72, let's go. Anche perché, raga, io tra poco vado, eh. No, dai, non fatelo andare via, dai, sbrighiamoci, forza. Gianluca ha giocato bene e se meritava la partita. Sì, ragazzi, forza, su. Ma se giftate una per uno... Famo subito 100. Questo lo dico pure io su Anime Net, ma non funziona mai però. No. Ma perché no, raga? È così facile. Non c'è, perché questo funzionerebbe in una società pulita, bella, sana, ok? Tutti facciamo ci un po' per bene. Uno, io ma dentro ognuno di noi, cioè sì, lui chiacchiera, ma alla fine farà qualcun altro al posto mio. Hai ragione. Questo, grazie Simpli, bravi, fate così. L'indole umana. In generale. Ah, sì. Ryuk, ma se io avessi i soldi lo farei, però non c'ho una lira. 28 ma sono troppo. Parte. Se vuoi ne gifto una. Grazie. Alle 23:00 non si sta gendo sub. Quasi spegne tutto. Grazie The Coming Storm. Hai capito? Datemi i soldi ve le gifto io. Esatto. Prossima no, vabbè, una la gifto. Certo, da telefono è un po' uno scam, mi costa un euro in più, mortacci vostri. Però se io gifto una sub, poi voi le giftate. Cioè, per fo. Se no, se mi scammate... Ma cazzo, per fo, de. Quando serve Alex Mucci non c'è mai, infatti. Io dico pure... ma la chat si sta divertendo? Gli stanno a piacere le partite? Che dice? Per fo, de, per fo. Gli sta a piacere? De. Ci faccio uno sconto. Se vi stanno, se vi stanno piacendo scrivete sì. Se non vi stanno piacendo scrivete no. Bello, mi piace. Allora, un no preventivo. Fuori dalla chat. Un no preventivo.
Era ovvio che diceva no. Fate le gift a Livio. Se sì, Livio non arriva a fine mese. Era ovvio che diceva no. Però era bellissimo. Ma non so. Bravo. Se posso giftare davvero da qua. Oh, bravo Reazzi, Max. Bravo Raffaella. Raffaella. Dai ragazzi, l'ultima. Bro, Raffaella. 4,50€. L'ultima. C'è. Puntata. 50 centesimi il cellulare. Perché su computer no, non paghi il coso. Oh, grazie Paradox. E i tre. Oggi faccio il marra della situazione. 3 minuti. Oh. Beh, stai lì, è il posto. Ma no, volete vedere o no sta partita? Scusate. Come fa, così, è l'ultima. È l'ultima sera qui. Okay, l'ultima cena. Forza, forza. Oh, io ho pagato, non mi fanno entrare. Allora io vi dico un motivo per giftare le sub. Ho completato l'acquisto. Per tre, vabbè, perché ragazzi, eccolo! Grazie Giorgia Falci. Allora, mo fate le sub. Bravo. Sono due ore che stai qua al Cerbero. Ecco, quanto sei stato grazie a Dario Morcia? Grazie Marco. Marco. Forse un'ora e mezza. Fatto partire il treno. Tre ore. Io ce l'ho messi. Quindi per far stare tre, ma bel di più dal Cerbero, dovete giftare le sub. Hai fatto la stessa cosa. È vero. Ordina. Teclono, dai, no, non ci siamo arrivati ancora. Rimparamore. Dai, raga, oh, sta molla là, Tech sta facendo di tutto due per minuti. Non farmi. Grazie, Andri. Grazie. Vai, bicio, giftale tu, così fa. Oh, 94, 94. Attenzione, mancano un minuto e mezzo. Qua siamo fiscali. Alle 23:00 verrà staccata la corrente. Greve. Devo dire che io mi sono tagliato a fare la regia, a riprendervi tutti le vostre reazioni. Sì, infatti eri super concentratissimo, sì, bravissimo. Sì. Quindi allora, sono uscite un sacco di perle, secondo me pure. Applausi a Tutubi! Ragazzi, bravo! Adesso io non voglio più parlare con le persone che stanno in chat, perché secondo me a 100 ci arriviamo sicuro, solamente per ringraziare, ma voglio parlare con voi che state qui adesso. Già si è scelto che questa puntata di Lupus, in quanto ultima puntata di Lupus, verrà pubblicata anche come best of, prima destinato agli abbonati e poi e 100 sub. Dai, con la 100 sub. E quindi adesso lo sapete prima. Adesso terzo round di Lupus, si va in guerra. In guerra. La guerra, in guerra totale. La guerra più totale. E questa puntata sarà best of anche oltre. È tutta la un best integrata. Of sta puntata. Confermiamo i ruoli di prima? Quindi non mi uccidete. Ma va secondo bene, me, vai. Secondo me leviamo lo Wendy, qualche... mettiamo un attivo. Vabbè, è piaciuto. Va metto lo spaccino. Vogliamo fare lo spaccino? Esatto, già scazzatina, hai capito è bene. Difficilissimo. Allora, ciao, già scazzatina, ti amo. Gianluca gli sta già scazzatina che scrive, ma in che senso best of? Ah, beh, già scazzatina, questa puntata, un bel best of. Di tutta la puntata, dell'ultima puntata, perché secondo te è piena di perle. Beh, sì, sì, beh, sì, dai, sì, le perle sì. Ci guarda, sono. Devo ancora vederla, io me le recupero quasi sempre, quelle del Lupus, perché mi piace proprio rivederle. Specie... c'è la Simmons. Partiamo, partiamo le carte. Facciamo che quindi c'è lo spaccino, te la senti Simo? Comunque l'ho beccato prima Lupo, te pure, ma alla fine mi hai trollato. Eri Wendy, prima mi facevi sono veggente off cam. Alla fine ero morto ormai, però all'ultimo l'ho beccato. Lo spaccino. Allora, lo spaccino come funziona? Gioco i cattivi, è il ruolo che... Leva il gufo. Togli il gufo, metti lo spaccino. Io spero di essere cattivo. Ehi Bosco. Ok. Lo spaccino con la carta del... È l'insinuo. L'insinuo. Gioca insieme ai lupi e viene visto come il lupo, ok? Viene visto. Che fa lo spaccino? Indica una persona. Quella persona, quando userà il suo potere, se ce l'ha, sbaglia. Perché è modificato. Ah. È tutto modificato, okay? Capito? Se è modificato, sbagli. Quindi, vuol dire che se... tu indichi il veggente e modifichi il veggente è modificato, se Simone gli dovrebbe dire sì, gli dice di no. Se invece gli dovrebbe dire di no, gli dice di sì. Ok? Gli dà, esatto, gli dà una fake informazione. Per tutti, ogni notte ne indica uno. Se invece indica un qualsiasi altro ruolo, invece, quel ruolo, quando indica una persona, non indica quella, ma quella la sua in senso orario dopo. Cioè, tu sei il lupo. Vieni modificato dallo spaccino per sbaglio, ok? Tu indichi Emma perché lo vuoi ammazzare, perché prima ti ha ammazzato, perché la giustizia ha sparato al primo turno. E se sono modificato, quindi non lo ammazzo, ma invece ammazzo Giorgia. Ok? Stessa cosa per il cavaliere. Cavaliere salva Emma, viene modificato, salva Giorgia. Giustiziere spara Emma, no, spara Giorgia. Sempre io comunque muoio alla fine. Però c'è solo una differenza.
del veggente. Il veggente invece gli dice sì se no e no se sì. Invertito. Ok? Ma bene, fa un casino assurdo sto ruolo. Sì. È quello che vogliamo che succeda. Ok. Scusa, scusa, l'ultima cosa dello spaccino. Ho sentito tutto tranne l'ultima. Che se sei veggente indichi un... Se tu sei un ruolo indichi una persona, se vieni modificato hai indicato quella in senso aereo dopo. Quindi invece se indichi me, indicano te. No. Ok. Posso fare? Per tutti tranne che per veggente. Posso fare una domanda? Dicono sì invece di no, no invece di sì. Ma se lo spaccino indica un lupo? I lupi sbagliano a uccidere. Perché lo spaccino non sa chi sono i lupi. Perché lo spaccino non sa chi sono i lupi. È l'insinuo. Lo spaccino c'è la carta dell'insinuo. Esatto, se non posso uccidere un lupo chiaramente. Uccidono quello a destra che non è il lupo. Il primo non è il lupo. Esatto. Giustiziere mantenuto, cavaliere mantenuto, veggente mantenuto. Mamma mia. Ok. Let's go. Gianluca, devi dire la carta. C'è il giustiziere? È vero, questa è una bella domanda. C'è il giustiziere. Questa è una bella domanda. Ma se quello alla destra è un lupo? No, uccidi il non lupo, il primo non lupo, ovviamente. I lupi okay, non si ammazzano. Il primo non lupo. Il primo non lupo. Se no, bicio, se tu sei lupo. Esatto. Sì. Però compresa anche lo spaccino, cioè, spaccino può morire da solo perché magari modifica. Ah, la cioè. Modificato non lo sai, ovviamente. Non lo sai. Non puntate su di me, ragazzi, sono scarso. Lo puoi immaginare dopo quando magari succedono le cose. Lo spaccino può anche evitare di indicare il chitano perché è già modificato. No, sono immune. È come Obelix. È già così, è come Obelix. Ormai è tanto miro direttamente quello a destra. Countero, muovilo quella a sinistra. Quindi anzi, il giustiziere di questa partita sarà il carabiniere, dice. Il carabiniere. Gendarme. Bene, si va alla prima notte. Last noches buena. Bene. Me lo devo occhiare. Che lo spaccino apra gli occhi. Al trotto. Li chiuda. Che i lupi aprano gli occhi. La marcia della libertà. Bene. Che li chiudano. Che il cavaliere apra gli occhi. Il veggente apre gli occhi. E li chiuda. Che ed infine il giustiziere apre gli occhi. Che li chiuda. Ed è giorno in questa città in cui ci sono lupi e spacciatori. Dovete eleggere un sindaco che faccia qualcosa. Mi candido anch'io. Io prima ho fatto una pausa, allora, ci Gianluca riproviamo. Siamo solo io e Giorgia, io mi ritiro. Io. Allora combatto. Bene, io vota. Mi candido in quanto veggente. Eppure Emma. Quindi Gianluca, sì, Emma, Giorgia è una rapidità. Mi candido in quanto veggente. Bene. Mi fido, io mi fido, basta. Ma lo sai che... Grazie. Lo sai che se è vero ora c'hai un triplo target? No. Un triplo target su ogni cosa. Bene, si vota da Trema. Grande mossa per attirare... Il sindaco. Emma. Grazie. Viva le donne. Non mi piace questa cosa di votarmi da solo. Era molto cringe. Mi voto da solo. Ma che è? Vai Marco dentro. Chi siamo? Allora no, ho detto che è così che i comunisti non vincono mai. Che ha detto? È così che i comunisti non vincono mai. No, perché non votano fondamentalmente. Allora Girge, dai, diamo potere alle donne. Ma come prima io li leva. Diciamo che è stato modificato già. Modificato. Vabbè, io do un voto al compagno Chitano, dai. Io voto Erduga. Erduga Belli. Io voto
Anzi, è che secondo me Ced avrei votato, ma se hai detto sta cosa non ti voto proprio, no, per quello. Ma che ha detto? Non ho sentito. Sono voto Chitano. Io voto il lupo Girge. Famo così. Va bene. Palese lupo. Lui fa già il veggente prima. Sì, sì. Giorgia. Scusami. Oh. Ah, grazie, lupo popolo. Giorgia, Giorgia sindaco. Ma questa è proprio una cazzata che hai detto, Emanuele. Ah, culo per cortesia. Si va a dormire, Meliador. C'ha fretta. Il lupo ha vinto. Si va a dormire. Oh. Bene, 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 bene. Che lo spaccino indichi la persona da modificare. Chiuda gli occhi. Che i lupi decidano chi sbranare per sfamarsi. Chiudano gli occhi. Che il cavaliere decida chi proteggere. Chiuda gli occhi. Che il veggente ponga il suo quesituo. Chiuda gli occhi. Ed infine che il giustiziere decida se sparare release. Bene, chiuda gli occhi. Ed è giorno! Ci lascia... Ema! No! Era di botte, si è tirato. No, non era per niente una bella mossa dire sono il veggente, subito! Secondo me ha pure salvato il vero veggente. Vabbè, io spero, esatto, io spero che lui trollata. Non fosse il veggente e stesse trollando. Pure lupi creduloni, secondo me. Origami, ve lo ammette una cosa mentre c'avevo gli occhi chiusi, troppo divertente, scusate. Ma ci avete pensato a Lundini quando è entrato qua dentro? Noi ci siamo messi ora perché è entrato un estraneo, ma lui ha trovato tutte persone con gli occhi chiusi che bastivano i piedi. Ma ci avete pensato a lui come ha reagito? Lui stava tranquillissimo, ma non sapeva che stavamo a fa'. E ho pensato, ma ho pensato, sì, pensa dai. Se entra uno e ci vede che mamma pariamo matti. Poi invece ho detto, è successo, cazzo. E che avrà pensato Lundini? Glielo chiederemo. Avevo gli occhi aperti quella sera. L'hai visto te? Sì, perché eri lui. Io c'ho, no, no, io ero il cavaliere. Ah, il cavaliere. È entrato, Lundini. In tranquillità. Sì, te masterizzavi, io ero in regia, quindi se l'hai visto. È un nuovo ruolo, il ladro. Scusate, ma non pensavo fosse una cazzata, poi ho riguardato la live, era vero. Oh, ma mi hanno ucciso, frega qualcosa a qualcuno. No, ma mi sa che adesso ho toccato una roba io. Scusate, una cosa esterna, ma chi è morto? È morto Ema. È morto Ema. Allora, diciamo che la cosa è che non gli ha creduto il cavaliere, più che altro. Sì. E questa è la cosa strana. A meno che il cavaliere non si sia spaccinato in maniera chirurgica, però sarebbe una botta di culo incredibile da parte dei ha capito, però hai preso il cavaliere al primo turno. Esatto, quante percentuali c'è? È un bucio di culo. No, diciamo che... Facciamo finta che, non, che sia no. successo è troppo fortuna. Io no, allora. Avrei sempre indicato vai. Ema da spaccino, pure se magari mentiva, però... È più probabile che no, ci sta. È più probabile che anche se mente c'è un ruolo, a meno che non è lupo. No, non è lupo, è lui, morto. Lui è quello allora... che si è compromesso di più, quindi sindaco, pure lo spaccino magari sindaco. Avrebbe indicato lui. Secondo me, cioè io spero, non lo so, ma spero che lui non fosse davvero veggente. L'unica cosa... Veggente è una mossa intelligente, anche perché, come dice Valeria, lo spaccino e il cavaliere... Vicino al mic, per no, favore. Perché poi il cavaliere, scusate, non l'ha protetto. No. Però può essere un turno sprecato per lo spaccino. Secondo me è più probabile che il cavaliere non gli ha creduto. Sì, pure secondo me. Pure secondo me. Allora, raga, io voglio andare in modalità tryharding perché non vai. Mi frega. Vai. Best off! Vai, Meliadore, se ti dicessi che ti ho visto come il lupo, ti direi che è una cazzata. Che è una cazzata, quindi me la confermi sta cazzata? No. E se ti dicessi che come veggente ho visto come il lupo Chitano?
E te potrei credere perché non so io. Quindi... Ecco, però te l'hai votato come sindaco, Chitano. Tu sei molto sospettato. Ah, io sono l'ho votato come. No, però ho voluto mettere un attimo alla prova. Però io ho visto Chitano. Ammazziamo Chitano. A me è stato detto un però, sì da Chitano e ci sia lo 0% che io sia stato disinibito. Lui si è esposto troppo, quindi è villico. Quindi il cavaliere è presente. Sarò disinibito dopo? Chi lo sa, però intanto ammazziamo Chitano, perché secondo me poi troppe chiacchiere. Quindi tu dici che, quindi sta, tu dici che no, non sei stato disinibito? È impossibile. Perché? È a culo, dai. Gianlu, scusa, cioè, quante probabilità? No, 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 ci sta che non ha fatto a te, ma è una cosa sola. Quindi vabbè, Ema era villico, normale che sia sacrificato. Io il veggente, ho stato Chitano e mi sono detto sì, quindi ammazziamolo subito. Io non so, okay, non so il lupo, quindi... No, perché prima hai detto merito. Che cazzo sta di fare? No, prima... Uccidiamolo. Regà, una cosa, anche lo spaccino, è visto come lupo, Meglio per me se è lui, ammazziamolo. Io voglio sapere solo perché Gianluca prima ha detto Meliador sei lupo. Niente di male, famo comunque un servizio alla comunità. Gianluca prima ti dà uno spaccino. Cioè... Vedi chi dà? Io non pensavo che ridevo spaccino. Ma non c'ho lo spaccino, regà. Allora sei lupo spaccino. Se quello è stato detto spaccinato, sì, se poi devono spaccino. Spaccinare. Poi se ti spaccinano, se sei spaccino ti potrei salvare pure, capito? Perché in qualche modo magari sai, stai là, però uno lo sa. Io penso, mi sembra che tutti siano veramente convinti che tu sia il veggente. Quindi certo, mi fido pure io. Io te lo giuro che perché non so il lupo. Perché quindi penso che ti hanno spaccinato a caso. Per me siete te, Meliador. Però mi ha reagito troppo bene prima. Però sono buono a capire chi siano i lupi, questo sì, però tempo vi posso assicurare che non sono lupi. Ma solo perché l'ha votato, non per altro. Poi non mi ricordo chi altro ha votato Chitano come sindaco. Uccidetemi e vado a fumare. Che... Forse Giorgia ha votato. Io ho votato Chitano. Giorgia. Ma perché c'aveva un voto? Vabbè, ma lascia voti, il tempo no, che trovi. I voti sono casuali. Marco va ucciso. Allora, io penso che sono molte di più le probabilità che tu non sia stato insinuato, proprio statisticamente. Certo, per quello me sono esposto, no? Stava inizio, ha senso, così quindi non posso fegare. Ema se ne è uscito ha fegato per parare. Ma sì, come si vede, se Ema vota Gianluca è perché è vero vegente, esatto. Ma secondo me non lo vota è Gianluca. È possibile, pure perché tanto mo se deve partire da me, quindi ve ne accorgete subito. Io voterò Chitano. Io voglio vedere il voto di Ema. Vabbè, vogliamo vedere il voto di Ema. Certo, se Chitano è il lupo io sono insinuato, però... L'unica opzione è uno spaccino incredibile, però anch'io penso che sia molto improbabile che sia spaccinato. Raga, a questo punto penso sia la cosa migliore anch'io, vedo dire la verità. Però vi giuro. Eh sì, che vedevo dire, raga, più di così. A me mi sembra tanto che invece è stata una cosa fortuita folle che mi ha messo in mezzo. Perché io non. Ma c'hai un ruolo? No, io sono un villico normalissimo. Se penso che l'abbiano insinuato. Se l'hanno insinuato. Cioè, però magari muoio è inutile. Quindi a sto punto, però secondo me è stata a fare veramente. Mi sembra strano che mi hanno insinuato. Tira fuori da un veggente o che. O davvero è stato insinuato e non lo sa, oppure sta a trollare, raga, perché io sono villico. La paura cioè, questo mia posso è che pure però ammazzatemi, sono villico, che vedevo dire? Pure se Ema si era fegato, metti che si era fegato veggente, può essere che poteva avere un ruolo. Cioè, magari, cioè nel senso, capito, c'hai un ruolo, esci, invece di dire il ruolo tu, dici che sei veggente. Però i lupi te sbranano, quindi secondo me è più una cosa da villico. Infatti l'ho lasciato fa pure perché... È la classica tattica da villico che può attirare l'attenzione. Che, certo. Ema potrebbe essere lo spaccino? I lupi sanno chi è lo spaccino, però, sì. I lupi lo sanno chi è lo spaccino? Gli hai fatto alzare il dito? Sì, sì. Okay. Potrebbero aver fatto la giocata... Ah, ok, no. Ah, la giocata no, i lupi non sanno chi è lo spaccino. Ah. Vedi? Vedi. No, infatti non lo sanno ammazzato. Perché potrebbero essere pure spaccinati. Ah, no, è vero, lo dovrebbero comunque, sapere. Perché anche i lupi possono essere spaccinati. Cioè. Sì, però i lupi possono. I lupi non sanno che lo spaccino. No? Andate avanti. È una nuova dinamica. Vabbè. Questa parte non sanno che lo spaccino. Vabbè. Ok. Comunque, se è lo spaccino, me vota a me. Però aspettate, però... può essere pure che lo spaccino è morto. E quindi magari casualmente ci ha azzeccata. Alla fine siamo 10. Quanti siamo? Siamo 8. Il problema è che questa notte possono esserci tanti problemi. Vabbè, a me mi ammazzano se il cavaliere non mi protegge, ovviamente. Cioè, se no ammazzano noi. Questo effettivamente, cioè, nel caso in cui fosse Ema lo spaccino, Ema non spaccina Ema. Quindi le probabilità che Gianluca venga spaccinato aumentano a quel punto. Sempre improbabile. Però... è no, meno impossibile. Detto il senso orario, quindi in caso sarebbe su me. No. No, il VG, cioè no, è che se Ema era lo spaccino, Ema potrebbe aver spaccinato Gianluca. Sì.
come chiunque altro. Ma il fatto è che noi stiamo partendo dal presupposto che qualcuno ha spaccinato Ema. Ah, ma se Ema okay. è lo spaccino, Ema non si spaccina da solo. Mi dispiace, ma dopo bisogna uccidere il compagno. No, il mio compagno. Vabbè, vediamo. Più che altro non c'è più alternative. Però. Bene, intanto si vale votiamo, votazione. Che si vale votazione a partire da Gianluca. Chitano. Giorgia. Chitano. Giorgio. Chitano. Gianluca. Chitano. 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 Quindi Giorgia e Chitano. Giorgia Chitano ballottage. Non so perché sono qua. Perché, ma io sto sul cazzo dall'inizio perché ho detto una cosa ovvia, e cioè che dire salve gente lo poteva mettere nel mirino, e infatti così è stato. Cioè, non è che vuol dire che so io il lupo, vuol dire che è palese, Cristo Dio, che se ti esponi vieni bersagliato. Però vabbè, Bicio, boh, non lo so perché mi ha votato, penso che non abbia informazioni. Comunque io sono villica, non ho nessun ruolo, per questo ho fatto sindaco, se no non l'avrei mai fatto, né da buona né da cattiva. Infatti quando ho un ruolo non faccio mai il sindaco, a parte che l'ho fatto una volta sola. Però comunque in generale, regà, io sono buona, mi fido di Gianluca, credo che sia serio a voler tryhardare, ed è per questo che alla fine ho votato Chitano. Ci ho pensato un po' perché ho pensato tutti voteranno Chitano, proviamo a mandare qualcun altro al ballottaggio, ma onestamente non ho idea di chi sospettare questa partita a differenza di prima. Quindi boh, penso che anche il fatto che Ema abbia votato me e non Gianluca è buono, perché vuol dire che Gianluca è veggente. Almeno, oh, poi se Gianluca ne sta per culo, ma non credo, secondo me è 100% buono, questa partita vuole davvero tryhardà. Io sono con Gianluca e credo che Chitano quindi di conseguenza sia cattivo. È molto difficile che abbiano davvero spaccinato Gianluca. Vado io, vai tu. Ma sono io e te, siamo. Ah, siamo solo noi due. Io mi spaccino da solo. L'abbiamo pure votato. Alla solo gli imputati. Non sei arrivato quindi al ballottaggio. Vada, Chitano. Io mi spaccino da solo. Io, regà, sinceramente penso che sia la cosa migliore a livello matematico attualmente. Anch'io da villico sono abbastanza inutile, quindi è meglio che fate fuori me. Sono d'accordo pure io. E mo non so bene se lei pure c'ha qualcosa, visto che comunque so quello, cioè se c'è un no, l'ho detto, so personaggio villico. Sei villico pure te, ma l'ho detto proprio adesso. Ah, ok, scusa, ho detto so villico, per questo mi sono resa sindaco. Mm-hmm. Cioè mi sono proposta come sindaco per avere un minimo di possibilità di giocare e non morire la notte, ma tanto mi ammazzate del giorno, quindi Cristo Dio, non gioco comunque. Però vabbè, fatto sta che è molto più probabile che tu sia cattivo veramente piuttosto che abbia a livello spaccinato matematico. Te devo dire, sono d'accordo pure io, però vi assicuro che l'hanno spaccinato, regà. È stato spaccinato, gli ha detto culo a quello, mo già lo sa, l'aveva già beccata la prima volta, lo ribeccherà. Però per me potete pure far fuori a livello matematico, però c'è il rischio che insomma sono villi con meno. Oh, d'altro lato, se pure te sarai in villi con meno, se me voglio fidare. Sì, però infatti, io sono villico, no, io sono villico. Quindi anche, cioè Gianluca l'ho votato io perché ho pensato portiamolo, che almeno sentiamo altre cose. Vabbè. Però comunque penso che a questo punto pure io credo che sia stato spaccinato, anche perché non so, forse non poi so io se lui potrebbe essere stato veggente che è morto, era davvero veggente. Ha votato, cioè, non me, non ha votato lui, non ha votato lui, ha votato me. Ok, quindi no. Questo sì. Se no avrebbe votato lui, se okay, gli rubava okay il ruolo, cioè. Ok, okay. Comunque in generale sì, tu potresti anche essere spaccino, non per forza io lupo. In ogni caso sarebbe un vantaggio per noi. Quindi cioè, vi dico, buttate fuori Marco, poi fate come vi pare. Tanto ormai sì, sì, comunque sono quello più sospetti, perché mi ha visto e risulto così. Però vi assicuro che è stato spaccino. Te non sei manco stata vista, quindi c'è meno sospetti, non c'è poco da fare. Però sono villico, ragazzi. Si va alle votazioni a partire da Trema. Chitano. 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 Giorgio. Gianluca. Chitano. Muore Chitano. Abbiamo trovato i lupi. Ed è notte. Bene, 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 bene. Che lo spaccino modifichi qualcuno.
che chiuda gli occhi, che i lupi decidano chi mangiucchiare. Chiudano gli occhi, che il cavaliere decida chi proteggere. Chiuda gli occhi, che il veggente mi indichi di chi vuole sapere. Chiuda gli occhi, ed infine che il giustiziere decida se sparare. Chiuda gli occhi. Ed è giorno. Ci lasciano due persone. Oh. Meliador e George. Grevissimo. A posto. Ero indeciso tra chi guardare. Ho guardato uno dei due. Penso che sia... Anzi, non è irrilevante. Io ho guardato. Perché secondo me hanno sparato a George. Ne so sicuro perché io ho guardato Meliador. E Meliador che qual era l'esito? No. No. Mi hanno detto no. Era indeciso tra lui e Giorgia. Però i lupi Meliador che ammazzano Meliador. Però Meliador è morto. Sì, sono morti entrambi. Sicuramente gli hanno sparato. C'è sta il colpitore, no? C'è sta il colpitore? No, raga, io non so. C'è sta il colpitore sì. Come ruolo? No, devi giocare, non puoi leggere. Devi giocare, Marco. Tu sta, raga? Ah, raga, se siete rimasti voi tre, io e Bicio. È morto Meliador e Giorgia. Vabbè, è semplice, fermi. Meliador era il giustiziere, ha sparato a Giorgia. E i lupi hanno ammazzato Giorgia. Oh, regà, più semplice di così. Meliador era il giustiziere, ha sparato a Giorgia. O viceversa, cattivo. O viceversa. Giocella, ti rimane uno. Voi, ruolo, vabbè, mo se possono uscire fuori i ruoli, regà, dai. Non ce l'ho, regà. Mo se possono uscire fuori. Non ce l'ho. Io pure non c'ho ruolo. Bicio, tu perché prima, hai votato Giorgia? Siete stati gli unici. Di solito Chitano. Quando è cattiva e mi guarda negli occhi, distoglie lo sguardo e l'ha fatto. Però ma era un caso. Però vedi che era buona. Però. A me io quello l'ho votato. Sicuramente c'è almeno un lupo. Perché se no non. Perché hai detto che era buona, Giorgia? Giorgia è morta. Ma gli ha sparato Meliador, mi sa. Meliador, appunto, però era il giustiziere. Voglio aspettare anche i voti dei morti, ovviamente, ad esempio di Meliador e Giorgia. Non so capire, per me Giorgia era buona, regà. Io prima ho votato Chitano. Vabbè, potrebbe essere, magari se sono sbagliati oppure è stata sbagliata. Cioè, io mi sto a basare sui ragionamenti che faccio io, regà. Però siamo rimasti può essere tutto, Cristo io mi sto a basare sul ragionamento che ho fatto prima. Per me era buona Giorgia. Informazioni inesistenti, a parte il mio ruolo. Tu hai visto Meliador che ti hanno detto no. Te hai un ruolo, Tremabell. Quindi ci stanno quattro villici, però non mi quando in realtà c'è sta già un sovrannumero, io sono fottuto, e che non c'è un cavaliere, non si sa perché. No, Gianlu. Ce l'abbiamo un altro ruolo? No. Cavaliere... Dai, io non vi posso aiutare. Te c'è un ruolo, Dexter. C'è un altro ruolo, io vi dico perché... Luca... partita, se era il cavaliere era Giorgia... Tu sei... Forse ruolo. Tu c'hai un ruolo, Luca? C'è di per certo un altro ruolo buono. Ok. Ok. Valeria, tu ne fai parte? Io sono buono. Ok. Ok. Quindi siamo tutti... Gianluca, tu hai un ruolo, hai detto? Sì. Lui l'ha detto subito. Voglio vedere cosa mi dice. Che sei un cretino. Ok. So due ore che sto di che sto il veggente. Voglio vedere come reagisci. Te lo posso richiedere? Mi stai nervosendo, ragazzi. Io sto aspettando che ci mandano al voto. Se andiamo avanti, inizio a offendere qualcuno. Andiamo al voto. Cioè, com'è possibile che sto con quattro porco di Dio? C'è lui.
c'è un ruolo buono. Capito, oltre Gianluca sta un Vabbè, ruolo buono. Andiamo ai voti, vediamo chi vota a gente. Perché io veramente mi sento. E si vota! È impossibile. Cioè... partire da Gianluca. Vai. Valeria. Valeria. Prima a noi, scusa. Pensavo fosse già... cioè, i morti più parlanti. Emanuele. Io. No, non mi auto. Dexter. Valerio. Dexter. Tocca a Chidano. Voda. Scusate. Sono due voti Valeria, due voti Dexter. Va bene, attimo la telecamera. Quanto stiamo, scusa? Due Dexter, due Valeria, uno io. Dexter. Di qua nessuno qui. No. Beh, noi siamo morti e Emelia è morto. Vivo e Bicio. Giorgio, i due morti. Io e Emelia, dai. Perché hanno fatto lo stesso ragionamento. Vabbè, non posso parlare, scusate. Tre, vabbè. Bicio. Porto con me Bicio. Così andate in quattro al ballottaggio. Sì. Ti volevo parlare. Sì. Puoi anche non votare. Ballottaggio decide già lui. Puoi anche non votare. È numerico. Che stranamente ha senso. No, deve votare. Parlo io. Deve votare. Bicio. Posso votare solo io. Ok, parlo io semplicemente anche ho portato, non ti ho portato per io mi fido ciecamente. Noi 1 2 3 4. Sì, ballottaggio Ema, Dexter, Bicio e Valeria e sceglie Gianluca. Il ruolo, cioè, io ho detto, c'è un ruolo buono, io sono buono, e... Scusate, dentro quinto tra noi c'è un ruolo buono, so perché Giorgia e Meliador mi hanno votato, che sono entrambi morti, uno dei due è il pistolero, probabilmente Meliador, e probabilmente Giorgia aveva un ruolo positivo. Questo ipotizzo, quindi entrambi avevano i ruoli. Solo in questo caso siamo con un lupo... vivo, che può essere Bicio, Valeria o Tremabel. Io mi escludo perché sono villico, solamente per questo motivo. E Gianluca è il veggente, quindi lo spaccino dovrebbe essere morto, però. Tu non puoi parlare. Lo spaccino dovrebbe essere morto. Sei villico. Sono villico. Parla al mic. Ti spiego perché. Io pensavo tu avessi un ruolo buono. Non ho un ruolo buono, assolutamente. E ho io detto, pure avevo capito che c'avevi il ruolo. Ho detto c'è un ruolo. Attenzione alle parole. C'è un ruolo buono. Perché ho fatto i conti matematici. Semplicemente per questo. Ma è solo. E io ho detto, tra di noi c'è un ruolo buono. Se Giorgia o Meliador non avesse un ruolo buono, siccome mi hanno votato, ciò mi fa pensare che loro due, uno dei due o tutti e due, hanno un ruolo buono. È semplice, è matematica. Quindi ti hanno mandato a te perché... perché mi sono... ho fakeato, tra virgolette, che avevo Vabbè, un ruolo ma buono. Ma tanto io non ho i sospetti su di te, per me è Bicio. Ma anche... io non so... Cioè no, anche perché c'è avuto... 100%. Prima non hai nemmeno aspettato che arrivasse il ruolo ma perché da come stavi a parlare per me era palese cosa, che fossi te. Io fino a mo' ho giocato solo per il villaggio, le votazioni più sospette le hai fatte te. Vabbè, fate come Giorgia, vi pare. Se del nulla. Io voglio andare a cena, quindi se me... cioè, va bene. Se me vuoi ammazzare va bene. Tanto so villico. Ah, io dico la mia teoria... così al volo. Secondo me Dexter sta fakeando. Può essere pure che se stiamo a scannare tre, per qualche motivo un ruolo ancora, un ruolo volta, cattivo. Basta, per la terza volta, basta. Secondo me tu stai facendo così. Vabbè, ok, so chi vuoi dare. Semplicemente. Sì, fai come vuoi. Secondo me stai facendo così per attirare un po' l'attenzione, poi secondo me non sei cattivo. Questa è la verità. Perché secondo me non sei cattivo. Io sono indecisissima tra te e Bicio, ma proprio tantissimo. Quindi tu mi dici che sei buona, vale? Sì, certo, io l'ho detto subito. Quando Gianluca ha chiesto con chi sono rimasto, io ho detto immediatamente che sono villico. Vabbè, però se lo dici non è che vuol dire che sei Vabbè, villico. No, però ho risposto. Cioè, nel senso, quando mi è stato chiesto ho risposto. Io che devo fare più di così? Io non le faccio allora... le giocate che mi fego i ruoli. Io manco. Posso fare, quindi, io faccio solo un appello al veggente. Alla meno che non vinciamo, perché può essere pure che un lupo è morto, che era Chitano, e adesso muore un lupo e vinciamo. Io faccio solo un appello al veggente, visto che probabilmente il 90, insomma, lo spaccino dovrebbe essere morto. A questo punto Chitano è vero, è visto come spaccino?
Cioè il veggente. Ok, quindi Kidano poteva essere lo spaccino. Diciamo fra una partita io e l'altra, fra una fattura e l'altra, esatto. Ogni tanto. E sordi, a questo sordi, punto tu però non penso sia il... ci potrebbero essere due lupi. Secondo me uno è morto. E aspetta, ma Kidano è morto. Kidano è morto, sì. Oddio, raga, scusate, ma di giorno o di notte? Vero, sì, ah sì, no, era quando era palese proprio, ok. Vabbè, per me Dexter è buono perché per come sta a giocare sembra buono. Gianluca, o crema tu bello vedi Valeria. Lapsus, però. E sperando che non muori stanotte. Sono molto insomma, sul pezzo. Aspettiamo il tuo voto. Cioè il tuo... Prego. Io ho finito. Gianluca. Vada già. Posso parlare o devo dire solo il nome? Un po' come cazzo. Boh, sono un po' indeciso tra Luca e Trema. Poi non c'è un dibattito, ragazzi. Possiamo parlare o no? Non... Ok. Parla okay, solo okay, Gianluca. Okay. È un monologo. Perché Trema mi sembrava illico, quindi... Però potrebbe pure essere lui e Luca... A fare una giocata simile alle scorse partite, esatto. Quindi io azzardo e uccido Luca. Si va a letto? Si va a letto. Si va a letto. Bene. Che lo spaccino apra gli occhi e decida chi modificare. Che i lupi aprano gli occhi e decidano. Chiudano gli occhi. Che il cavaliere decida chi proteggere. Chiuda gli occhi. Ed infine. No, che infine. Che il veggente apra gli occhi e mi indichi di chi vuole sapere. Chiuda gli occhi. Che il giustiziere decida se sparare. Bene, chiuda gli occhi ed è giorno! Ci lascia... Bicio! Sono rimasti in tre? Siete rimasti in tre. Vabbè, bene, io sto nella merda. Potete pure parlare. Prego, prego. Io ho detto, io sto nella merda. Io gli ho dato addosso fino a mo a Bicio, quindi figurati. Secondo me possiamo... Io posso rivelare il mio ruolo. Io sono il cavaliere e ho protetto Flame due volte, compresa questa notte. Valeria? Sei il lupo allora. No. Per me Trema bella è lo spaccino, raga. Io ti ho detto quello che dovevo dire. Io perché visto... l'ha detto solo adesso, scusa, io... che c'aveva sto ruolo. Però scusami, no. Che sono quasi tutti morti. Però scusami, Vale, siamo rimasti io, te e lui, e io ho visto lui e mi sono detto che è buono. No, io non lo sapevo però che hai visto lui, lo sto a sapere adesso. Eccoci qua, ragazzi, un'altra incredibile puntata di Lupus. Vi state divertendo? Quindi mo dannamo. Oppure lui sta di un sacco di cazzate. Bro, ma... Oh, ti hanno detto che so buono? Se mo qualcuno te vota... Vabbè, io suggerirei che tutti votino Valeria, tranne me,
e l'eventuale cavaliere che vota Tremabel. Perché, a prescindere dai lupi. Perché voglio vedere pure come votano i morti. Secondo me è un dato, visto che c'è questa abilità sciamana nel nostro villaggio, no? Che questi morti tu dici che da... se c'è qualcuno che io vota Emma, io la utilizzerei Ema, molto volentieri a mio favore. È il cavaliere. Eh? Tu dici se c'è qualcuno che vota Emma, è il cavaliere che lo smentisce. Certo, se no dovranno votare tutti. Mi autosmentirò. Vabbè. L'ultima volta ho fatto votare da Gianluca, ora faccio votare da Trema. Non mi posso autovotare per il meme. Va bene, Valeria. Trema, bel. Ema. Cazzato. Quindi chissà, loro due. Chi è rimasto? Ema sarebbe Trema e non Ema. Esatto, esatto. Valeria. Valeria. Chi hai votato, Marco? Valeria. Valeria. Trema, bella. Tu vali doppio, beh? No. Sì, no. Okay. Ah, scusami, che vali poco per no, me. No, ma da morto il sindaco non va a perdere il potere. Ah, ok, ok. No, non è vero. Voto Trema, bella. Quindi 4-4. Ballottaggio Valeria Tremabel. Prego. Ok, iniziato io. Anzi, facciamo così. Beh, che vedevo dire. Io ho pochissimo da dire, Vale. Guarda, ti dico veramente soltanto che io so solo che mi ritrovo in una bruttissima situazione. Non posso dire altro. Spiegatemi, che vedevo dire. Io ho già detto che sono il cavaliere. Basta, questo è il punto. Cioè, Gianluca è buono. Punto. Cioè, è finita la partita per me. Appunto, quindi se io so che sono il cavaliere, se Gianluca... Grazie! Grazie, Valè, dai, basta, cioè, dai, su. Si basta va così. Alle votazioni dai, a partire dai. Da Gianluca. Ammazzo Tremabel. Che cazzo dici? Vincono i lupi! Ma perché ha ammazzato Tremabel? È lui che vota Tremabel, pensavo che era cavaliere lui, no? Ma tu l'hai guardato! Non vaffanculo, l'ho guardato, ragazzi. Io ho guardato Bicio, ho mentito. Volevo capire. Ma lui è buono confermato. È buono lui, se mi votate. Ho detto che votano Tremabel il cavaliere. Ma era Valeria Valese. Pensavo che era lui cavaliere, ma... Ho detto che votino tutti. Lui secondo me non lo davo lui. Lui lo davo cattivo, che quindi è ovvio che lui mi vota Tremabel in quanto cattivo. Però Valeria lui è troppo buono, non sa mentire, si capisce quando è lupo. Scusate, oh, per un attimo. Per un attimo ho pensato, è andata questa partita, è vinta, e poi voto Tremabel. Vabbè. Oh, posso dire una cosa? No. Io non pensavo, io pensavo così, già morta, cioè io stavo aspettando la sentenza di no, morte. Io pensavo che eri buona, perché... Sì. Che top. Ne avete ammazzato all'ultima partita. Sveglio Emanuele, selvatico. Ma che cazzo vuoi? Ma hai fregato all'inizio, te. Non sai perché mi è un attore nato. Ho fatto finta un po', dai. Meno male. Mamma mia, pensavo che stava a mentire, Tremabel. Pensavo che stava mentendo. Poi andava a fare Don Matteo tranquillamente, zio. Meno male. Perché tu eri credibile, no? Poi ti hanno votato. Io ho fatto, vabbè, mo' gli faccio parlare e poi l'ammazzo. Te posso dire, Giallo, io era finita la partita. Secondo me ci sta quello che dici. Giorgia era la cosa, giuro, la cacciatrice. Don Chitano. Scusate. Cosa è successo? Io ho ucciso Meliador quella sera e Meliador ha sparato e ha ucciso Giorgia. Sì. Ah, lei è lupo. Ero buona, stronzi. No, allora, il ragionamento che ho fatto io è stato questo. Allora, qualora abbiamo preso il lupo, stiamo andando bene. Ma qualora invece è stato spaccinato Gianluca, rischiamo di aver perso. E quindi ho detto devo sparare, anche perché probabilmente muoio io, perché difenderà Gianluca il cavaliere stanotte. E quindi rimango io e muoio. E quindi ho detto chi ammazzo. Allora, non avevo informazioni su quasi nessuno, però poi mi sono ricordato che Bicio aveva i sospetti su Giorgia. Loro si conoscono bene. Ho detto me fido di Bicio, capito? Posso dire una cosa, ragazzi? Una cosa ufficiale. Secondo me non hanno vinto né i lupi né i buoni. Ha vinto l'amore. Secondo me ha vinto lo show. Lo show. Dai, che dai. Comunque, posso grazie. Dire la coppia dei lupi? È la coppia dei lupi? Sta coppia dei lupi, all night long qua, Sì, sì.
Tre partite, guarda. Ma infatti, grazie, ma lo fanno primo, lo fanno. Grazie mille per aver visto questa live. Ci vediamo alla prossima. Un saluto. Buonanotte. Grazie a tutti per averci ospitati. Bella. Ciao, ciao a tutti. Ciao. Sempre fresco, ragazzi. Sono tagliato, dai, bello. Bella, raga. Ciao. Ciao. Che squali state arrivando. Registrando, aspetta, dove cazzo